Writing Monkeys. Ecco, ci è toccato andare in diretta subito, anche se non eravamo pronti perché era finita l'attesa. Abbiamo aspettato troppo. Era finito il video dell'attesa. Comunque, ciao, come si dice? Ciao a tutti, ciao. Non so, Ciao. forse vedete qualcosa di diverso rispetto al solito. Qualcosa che non quadra C'è qui di fianco qualcosa a che non me. qua. Ma chi c'è Aiuto, qui non avete. accanto a noi? Chi c'è qui? Chi c'è? C'è qualcuno di nuovo? Guarda, Google 7 te. Esatto, sembra tanto la cosa da bambino. Ma chi c'è? Ma chi c'è Ma chi con noi? c'è? Ma chi c'è? Ciao! Signore e signori, oggi abbiamo con noi, per chi non lo conosce, per quei pochi, anzi per quei tantissimi che non lo conoscessero, come chi, comunque uno la voglia mettere, abbiamo Pier Francesco Bigazzi, regista, sceneggiatore e produttore anche, mi pare, giusto? Anche Sì, un po'. produttore. Sì, No, che è, infatti, è diciamo il grande capo della Materiali Sonori Cinema e socio della Materiali Sonori. E insomma, facciamo così: dato che non sono così bravo a introdurre, introduciti da solo. Dici un pochino, Pier, che cosa fai? Chi sei? parte mi hai messo a rischio perché ora che ti ho detto sono il grande capo della materia sono cinema, domani sono tutte infamato su No, WhatsApp. no. Parlo con un parere esterno No, proprio, va quindi bene, vada, dice, va, digli magari se la rifanno con me. è giusto. Ma diciamo, io provo un po' a fare tutte queste cose: regia, produzione e anche sceneggiatura ogni tanto. Mi è capitato qualche volta con Eugenio. Invece, la produzione, per fortuna, non sono da solo, ma c'è altri quattro elementi molto forti che sostengano la produzione. E regia, anche lì ho un sacco di collaboratori, però insomma le responsabilità a volte sono più mie e quindi lì se sbaglio sono cavoli amari. Però sì, nel senso, devo andare sullo specifico? No, No. guarda, libero, totalmente libero. No, Questo vabbè, è sì, un. no, erano i tre ruoli, poi fa un sacco di cose, a volte vende anche la frutta di sabato mattina in mercato. No, ecco, ma quanto le fai? Andiamo nello specifico, quanto le fai le pesche ora? 5 euro al chilo. È un po' caro, sai. Però, un po' caro. Senti, ma Faccio anche la badante ogni tanto, eh. Senti, ma come ti senti a essere su un sito totalmente viola, circondato dal viola? Ma la fortuna è che io non lo vedo, Ah, quindi non, cioè sento un po' di prurito. Infatti, guarda, sto grondando già. ti senti un po' violato, ad Sì, esempio? no, c'ho un po'. Sì, la Ah, temperatura violata. violato, Violato è la parola bello, violata. bello Vabbè, violato, mi allora, piace. ragazzi, è stato un piacere. grazie di tutto. Perché non lo sapesse, ricordiamo che Pier Francesco, un po' penso per scaramanzia, perché nel mondo dello spettacolo il viola non porta bene, ma soprattutto per te, perché te hai questa malattia di cui ci vuoi parlare. Sono malato ormai da quando credo sia, cioè una malattia che è passata dai genitori, insomma, la famiglia, la mia È famiglia siamo congenita. malati tanti, sì, e sono un gobbo maledetto, diciamo che Ah, è tutto dovuto a questo, insomma. sono una di quelle tipologie che gli piace vincere, insomma. Ah, Quindi ok. Vabbè, abbiamo adesso parliamo di perfezionato le altro perché siamo persone. qui Ma per un altro aspetta, possiamo motivo. dire che è per questo che ti abbiamo chiamato, perché vincere è l'unica cosa che conta, Vero. e quindi stasera dobbiamo vincere per forza. Perfetto, ci prometti? Stasera è per Il quello. nostro Cristiano Ronaldo, Pier Francesco, Vabbè. PF7. Se vinciamo, alla fine esulto come Cristiano. Va bene, questo è il Va patto, va bene. bene. Perfetto, perfetto. Vabbè, allora diciamo Allora che vi. partiamo subito col piede giusto oggi. Bene. Ma noi qui, dato che non ci è bastato farti questa introduzione, caro Pier, abbiamo anche un altro modo per far vedere effettivamente al nostro pubblico cosa effettivamente sai fare. E infatti noi abbiamo un trailer di uno dei cortometraggi che hai realizzato, che è stato anche molto, insomma, molto apprezzato nella sua, diciamo, nel suo percorso tra i festival, tra il pubblico e via dicendo. Quindi, senza ulteriori indugi, passerei
al trailer di Moon on Fire. Ragazzi, bello, ci è piaciuto un sacco, ci è piaciuto un sacco, come al solito, che in realtà l'avevamo tutti già visto noi, però era... No, vabbè, comunque è un modo per farlo conoscere anche agli altri. Due persone che sono qui su, di noi, erano sul set, quindi... ci hanno lavorato. Hanno vissuto l'avventura del West. Allora. Ma non andava detto, bisognava far finta se era degli sconosciuti. È vero, è vero. Quindi metà dei complimenti non sono veri, perché c'è conflitto. metà è tutto finto, è tutto un fake. Però guarda, andando proprio sul sincero, perché io in realtà a te, Pier, ti ho conosciuto personalmente proprio nel periodo in cui tu stavi facendo lo scouting location, e probabilmente te non te la ricordi questa cosa, non lo so, e mi ricordo che eravamo andati a questo festival delle tue parti, no? Non mi ricordo quale. Sì. Si chiamava Fedic. Ci sta. Valderno Cinema Fedic. Esattamente, e io mi ricordo che stavate proprio cercando questa location, che eravate un pochino dici, ma andiamo a vederla, non lo so, e così via. Invece poi mi pare che sia stata proprio quella la location. Parlaci un pochino di questa piccola avventura in poche parole, insomma. Innanzitutto, effettivamente, di cosa parla questo cortometraggio, e dato che siamo anche a, insomma, che parliamo di sceneggiatura, come ti sei approcciato a questa sceneggiatura qui, a questa storia? Ecco, il cortometraggio è un esempio di come non si scrivano così i cortometraggi. Questo potrebbe essere proprio fare delle lezioni sulla sceneggiatura di questo cortometraggio. È vero, giustissimo. Infatti, prenderlo un esempio per far capire come non va scritta una sceneggiatura. Ma solamente perché è iniziato come un videoclip della band toscana Flame Parade, con cui io collaboro, però non è neanche una collaborazione, è una collettività molto anche morbosa ormai da anni, e cioè c'è un amore che è nato fin dal principio, e quindi doveva essere un videoclip, era stato scritto per immagini, come poi alla fine a me piace scrivere per immagini quasi tutto. Sei un po' George Miller. Sei un po' George Miller. Sì, proprio George Miller. Perfetto, sì, magari. Però sì, insomma, alla fine, come lui, sì, mi immagino tutto, e poi quelle immagini cerco di trarre una storia. E lì era nato come videoclip, però poi alla fine, posso dirlo grazie a Eugenio? Sì. Non c'è nessun Eugenio. Ma no, dai, no, non diciamo, ma non tanto perché non si può dire, sempre meglio di no dire grazie a Eugenio. Non diciamo, era una delle cose che non si doveva dire in diretta. Esatto, sì, era le varie parole, era grazie a Eugenio. Scusate. E poi c'era quello. Quella non si dice. E abbiamo provato, potrei dire l'elenco degli attori, però, che ci sono, con le caratteristiche del cortometraggio. Abbiamo provato a tirare fuori una storia, una sceneggiatura, che però poi alla fine sì, viene grazie anche a una post-produzione incredibile, soprattutto di suono, di Eddie, di Andrea Pasqualetti, e poi grazie a Luca Boni, insomma, tutti i collaboratori, insomma, che ti hanno aiutato. La produzione è stata una mano dal cielo, insomma, a trasformare, anche grazie a Eugenio, lo ridico, io la parola, sappiamo chi sia, a creare una storia. È una storia poetica, è stato un esperimento, più che altro l'intento era divertirsi, provare a fare una cosa diversa o comunque particolare, ecco.
Bella, ci siamo divertiti tantissimo sotto il sole. Infatti, il caldo era un po'. E poi, ecco, scusa, ti interrompo. Poi mi domandavo, poi, ma il col cavallo, come avete fatto a gestire il cavallo? È difficilissimo. Ecco, credo sia una delle cose più difficili. Posso solo dire una cosa. Posso solo dire una cosa. Quando prendete degli animali per il cinema, prendete degli animali che facciano cinema. Sembra una battuta, ma è così. Perché purtroppo è un problema gestire gli animali veri, diciamo, quelli che non sono abituati a stare su un set. E i cavalli sono persone orribili, diciamolo. Sono persone orribili. I cavalli sono persone. Io ho avuto diverse esperienze con i cavalli e sono andate tutte malissimo, perché non è un cavallo per il cinema. No, molto interessante. Hai visto quando c'hai in mente delle inquadrature? Ecco, quando arrivi lì col cavallo, quelle inquadrature, cioè, vanno a cartocciare. Hai fatto la domanda più difficile che potevi fare, Alessandro. Lo stavo domandando. Non me l'avrei chiesto, non me l'hai mai chiesto, no, da vivo sul cavallo. Era proprio la domanda quella però che sperava che tu non facessi. Capito? Dice, speriamo mi chieda tutto, ma non il cavallo. Guarda, attenzione, c'è un super ospite in chat che ci sta guardando. Ho già visto. È Dion. Di quali animali state parlando? Ovviamente di cavalli, Eddie. Cioè, stavo parlando del corto di Pier Francesco. Che l'hanno dovuto abbattere, se non ho capito, se non mi ricordo, vero? No, alla fine sì. Alla fine fatto il suo, catering. Per rabbia, a un certo punto. Bene, ragazzi. Ci abbiamo sfamato tutta la Però pulita. Guarda, devo dire che sono molto contento, insomma, di quello che dici, perché poi in realtà il fatto che tu parli di questo approccio di sceneggiatura comunque molto diverso è proprio il motivo per cui vogliamo cominciare a introdurre altri sceneggiatori oltre a quello che facciamo noi, proprio per capire effettivamente quali sono i diversi approcci alla sceneggiatura, perché poi è bello proprio per questo, perché è un mondo, ognuno bene o male c'è il suo approccio, quindi è molto bella questa cosa. Sì. Quindi, detto questo, ma dato che noi in realtà siamo qui per altro, per metterti alla prova, Pier, e metterci alla prova, in realtà devi aiutarci. Esatto, fai solo te stasera. Oggi te, Pier, ci aiuterai a fare quello che noi facciamo tutti i giovedì, ovvero scrivere una sceneggiatura in 90 minuti. Che cosa, giusto per ricordare a te e a chi ci segue un pochino quello che andremo a fare oggi, a te la parola, Alessandro, come al solito. Allora, entriamo nel dettaglio. L'obiettivo, come ho detto, dobbiamo scrivere una sceneggiatura in 90 minuti, però partendo da tre, grazie alle nostre potenti tecnologie, da tre sorteggi. Noi sorteggiamo fra un database che ci siamo creati noi del gruppetto, un genere, che quindi può essere drammatico, di guerra, storico, poi dobbiamo sorteggiare una condizione, che significa, può essere l'inserimento forzato di una battuta, oppure l'inserimento di un personaggio, di un protagonista, eccetera, e poi la struttura della storia, quindi il malus, ecco, per così dire, che quindi significa appunto andare a verificare, a definire com'è la struttura di una storia, quindi se inizia dalla fine, dall'inizio, se è in ordine cronologico, se è one location, la scorsa volta c'era capitato, mi sembra, massimo 7 scene, quindi roba così. E quindi poi a partire da quel momento abbiamo 90 minuti, poi andando avanti avremo consigli, intoppi, e poi ci perderemo in chiacchiere sicuramente, e tu, Pier, ci darei una mano in questo, soprattutto perderci in chiacchiere e trovare lo spunto giusto. Ma soprattutto io spero che il mitico Eddie On resti con noi tutta la live, probabilmente no, perché insomma sarà a registrare audio da qualche parte, però ci darà consigli mitici proprio, fantasmitici. Esatto. Molto bene, allora io direi di passare, quindi, mentre io sto, scusate, io c'è, cioè, tipo, ho 2000 problemi tecnici che mi arrivano qui di uno dietro l'altro, passerei all'estrazione alle estrazioni di quello che oggi giocheremo, quindi vediamo di che morte moriamo. Vediamo, allora, di che morte moriamo. Attenzione, Dion ha appena confermato, rimarrò con voi per sempre, quindi anche stanotte, sì. E soprattutto
ci ha fatto un complimento che penso che sia il più bel complimento della vita che possa fare Eddie. Mi piace il vostro audio. Che ah, è molto bene. Che Eddie, aspetta, per chi cioè, a sto punto diciamolo, Eddie è uno dei più bravi fonici che si trova, toscani, diciamo, in Toscana sicuramente. E quindi, a maggior ragione, un complimento come questo dal mitico Eddie. Insomma, non possiamo chiedere di meglio. Questa live già abbiamo vinto. Però, detto questo, passiamo all'estrazione. Come vedete, abbiamo la nostra ruota della fortuna e partiamo subito dal genere. Wow, che dici, Pier? Ti senti pronto? Sì. Sono molto emozionato. Penso se c'è Western. No, io sono super preoccupato ogni volta per il genere. Eccoci. Allora, ci siamo? Partiamo? Vai. Andiamo? Ci siamo, andiamo? Mm-hmm. Esageriamo. Speriamo noi tocchi. Vai. Vediamo un po' che succede. Ora, Pier, tu non lo senti, ma ci sono tutti dei suoni, delle cose bellissime. Fantasy! No, aspetta. Fantasy. Sì. L'ho anticipato. Fantasy, fantasy. Bello. Va bene. Bello. Molto bene, okay. Dai. Molto bene. Okay. Che dici, Pier? Dai, ti ha messo in crisi questo genere o ti ha... No. Il fantasy è... ritornando a parlare del cortometraggio, è un western fantasy, quindi... Ah, è ma vero, ora il pane quotidiano no, ma me gusta molto. Bene, allora partiamo avanti. Cioè, quindi speriamo. Se sei rilassato adesso, aspetta, perché adesso dobbiamo la condizione. Vai. Quindi vediamo che cosa esce fuori dalle condizioni. Chissà, già il fantasy con chissà quale condizione. Madonna. Sono tesissimo. Oddio, oh mio Dio. Cos'è? È perché noi non vediamo. Vabbè. Allora, un elemento che caratterizza il corto è che è ambientato in inverno. Ah, ok. Allora, facilissimo. Abbastanza tranquillo. Però ti faccio una piccola... Abbiamo già Game of Thrones, giusto per... Inverno, deve essere... Cioè, quando escono queste condizioni... La condizione deve essere fondamentale, quindi l'inverno deve essere una cosa cioè non è che caratterizza. Vabbè, è semplicemente ambientato in inverno. L'inverno c'è per un motivo, deve essere fondamentale per la storia, ecco, sì. Esatto. Insomma, deve essere giustificato. Giustamente qua lo dice anche un elemento che caratterizza il corto, quindi insomma, è abbastanza un elemento che caratterizza il corto. Esatto. Ovviamente Eddie cita Blind Dead. Allora, adesso passiamo invece, giusto per stressarci ancora un pochino, passiamo al manus, che funziona un po' la struttura, diciamo, che esatto, ci dà qualche riferimento sulla struttura e via. Ma Ci siamo. Io non so mai cosa dire, perché non vedo la ruota, capito? Quindi dico, cosa sta succedendo? Mamma mia. Inserire almeno due dettagli in due scene. Che palle. Ma aspetta una cosa, ma questo significa che noi bisogna scrivere per forza almeno due scene, che poi per carità non che sia complicato. Esatto, vabbè, due scene e quattro dettagli. Sì. Due scene e quattro dettagli. Guarda, vedo Pier che già sta pensando. No, sto pensando come scappare da questa diretta. No, siete sicuri che siano... Ah no, è vero, due dettagli in due scene. Alessandro, stasera non ho fatto errori. Non ho fatto. Ragazzi, 2 più 2 fa 4, fatemici arrivare un attimo. Esatto. Due dettagli in due scene. Okay. Bene. Quindi... Va bene, dai, diciamo che abbiamo abbastanza carta bianca, nel senso, comunque. Sì. Siamo molto vincolati a certe cose di trama o di struttura. Allora, è andata bene, Pier. Ma quello che non ho capito,
Sì. Cioè, sì. Inizialmente si prova a buttare giù un'idea, giusto? Sì. Un soggettino. Sì, sì, sì. Ora partiamo con un po' di brainstorming. Ok. Davidino. Allora. A partire del tempo, esatto. Sì, sì. Praticamente facciamo un po' di brainstorming, cerchiamo di tirare giù un'idea. Di solito ci diamo un tempo massimo di 30-40 minuti, anche meno. Possibilmente, sì. Mm. E tra l'altro, a proposito di fantasy, io mi sto rivedendo, perché poi devo finirlo, Il Signore degli Anelli, la trilogia tutta in inglese, mi piaceva vedermelo in inglese. Ma l'Extended Super Director's Cut, incredible. Non lo so, in realtà non ne ho idea, però ogni film dura 3 ore e un quarto, quindi non lo so, forse non lo so se lo è allora. No, allora mi sa di no, perché dura anche di più l'ultimo, ma comunque. Ma va bene, è bello, cioè non sento di dover aggiungere nulla. Allora, penso di avercela fatta per stavolta. Ok, adesso faccio partire il tempo, ci siamo? E da qui cominciamo con il nostro brainstorming. Dai, via. Allora, io volevo sapere da voi innanzitutto i vostri fantasy preferiti, che da quelli poi possiamo trarre ispirazione. Così a bruciapelo proprio. Possono essere serie, ma anche libri se volete, film, quello che vi pare. Allora, io c'ho l'ospite. C'è un altro ospite, Pier. Si è fatto il timer e è arrivata. Perché vuole dare una mano. La vera sceneggiatrice. tu prendi quindi ispirazione da quello. Sì, infatti la protagonista di stasera sarà una vecchia di 92 anni, va bene? Ok. Fantasy, comunque, cosa avete visto? Cioè, cosa i vostri fantasy preferiti, insomma, oppure anche libri? Posso citare l'ultimo, che è ben distante ormai anni luce col pensiero, sì, che è Il Trono di Spade, appunto. Sì, ormai sì, hanno anni luce. Che noia, Alessandro, che noia. Io purtroppo non abbiamo posso un pubblico abbastanza vasto, se no ci darebbe ragione a me a dare, però passiamo già oltre, perché non è gente che apprezza questo. Io è bene considerato Swiss Army Man un fantasy? Non l'ho mai considerato. Allora, il mio film in assoluto, quello che ho più attaccato al cuore, però non l'ho mai visto come fantasy personalmente, nemmeno io. Che genere è per te? È vero, perché è interessante, perché io non ho mai affrontato questo genere, non me lo sono mai chiesto, però diciamo che il fantasy penso che sia un genere che ha degli elementi probabilmente legati più al tipo di personaggi che ci sono, proprio diciamo anche come ci sono svariati tipi di razze che di solito vengono collegati ai fantasy, tipo che ne so, gli elfi o i nani, sì, esatto, oppure questi tipi di personaggi in un mondo immaginario che tendenzialmente, almeno per quello che mi pare di non lo so, quello che mi viene da dire è che è più, diciamo, più vicino al passato che al futuro, no? Cioè non ho mai visto un fantasy, o almeno non l'ho mai visto, forse nella mia ignoranza, un completamente futuristico, ecco. Anche se ora che ci penso a dirlo, probabilmente sì, qualche elemento, qualcosa mi viene in mente. Io ce n'ho uno. Anche ora mi ha fatto un'illuminazione. Cloud Atlas, per me è un fantasy. Ok, sì. Ok. Non ho capito. Ma guarda, potrebbe essere Atlas, anche quello dei Wachowski, o delle Wachowski, se volete, delle Wachowski. Io invece mi era venuto, è un po' pop, però a me non mi è dispiaciuto per niente, Bright, tipo, con Willy Smith. Ok, che devono fare anche due, tra l'altro. Sì, diciamo che un interessante tentativo di fare un ibrido, appunto, tra, cioè, un fantasy in mezzo alla Los Angeles moderna. Infatti, sì. Sì, è interessante. Ma a me viene in mente, per esempio, come fantasy Labirinto del Fauno, potrebbe essere, sì, no, fate, folletti. Ma ecco, mi è venuto in mente anche una cosa, te Pier, anche con quel famoso Eugenio che non sappiamo chi sia,
e mi ricordo, ero anch'io con voi, si fa Narciso, il progetto... Innanzitutto, Narciso. Buonasera Giulio Torde, che si è unito a noi. Giulio. Ciao Giulio. No, si diceva Narciso, che era un cortometraggio, anche quello potrebbe essere, sì. Appunto, che c'era il fauno, capito? Certo, certo. Mi viene in mente, che so, Sogno di una notte di mezz'estate, di Shakespeare. Per me, il mio, tra i miei fantasy preferito, cito La principessa Mononoke, dello studio Ghibli. Io, Il racconto dei racconti di Garrone. Anche, molto bello, vero, sì. Tra l'altro non ho visto, ma dice, hanno fatto uno spot di Dior, bellissimo, fantasy. Sì, è vero, guarda, mi ha ricordato proprio quello. Mi ha ricordato proprio quello guardandolo, perché richiama molto certe atmosfere di Garrone, cioè del racconto dei racconti. È difficile alla fine fantasy, a me mi aveva stuzzicato quando la ruota lo ha tirato fuori, ma invece... No, ma è difficile sempre. È sempre difficile, perché è rischioso cascare nel banale, tra virgolette. Cioè, nel senso, sì. È chiaro che mi viene subito in mente Signore Lanelli, Game of Thrones... Allora, c'è da dire però una cosa, che la cosa che ti può aiutare è il fatto che avendo 90 minuti noi per forza di cose sappiamo che... Ora cerchiamo sempre di non cadere nel superficiale, nel cliché... Però per forza di cose andare a una costruzione eccessivamente originale, noi ci proviamo, per carità, tutte le volte, possiamo provare a staccarci dai cliché, non è facile, quindi più che altro è una gara anche di velocità, e cercare di coniugare la velocità con la qualità, ci proviamo, vediamo. Ma scusate un attimo, scusate se vi interrompo, mi potete ricordare qual era la condizione? È che un elemento che caratterizza il corto è inverno. Che è ambientato in inverno. Tra l'altro, io di fantasy ho visto un fantasy orribile che è Macchine Mortali. Non so se qualcuno l'ha visto. Sì, una roba scena. Peter Jackson, no? No, prodotto. Ma è orrendo. Mi pare scritto anche dalla moglie, ma non sono sicuro. Sì, no, comunque, ma è tratto da un libro, mi sa, o da un altro, un adattamento. Da una saga, mi pare. Ecco, potremmo fare adaptation di Macchine Mortali per insultarlo della schifezza che è. Io capirei se vogliamo farlo classico o moderno, unire, no? È vero, sì, perché guarda, io stavo notando proprio questa cosa mentre ne parlavate, che il fantasy effettivamente è un genere che viene molto allegato anche ad altri generi tendenzialmente, no? Sì. Ed è proprio questa la cosa effettivamente particolare, quindi io mi domando se per fare i furbetti magari non ci conviene pensare a, diciamo, una storia che... nel quale poi noi ci mettiamo poi dopo l'elemento fantasy. Ce l'ho, no, però partiamo sempre dal fantasy, perché sennò parte la commedia, basta Davide, va bene? Basta con sta commedia, ok? La commedia è un fantasy serio con personaggi seri. Mi interrompo. Non esiste però un fantasy non ci abbia un po' di commedia. Ironia ci vuole. No, non devi dirlo, Pier, perché... allora, Davide, prova sempre... a portare tutto sulla commedia, invece arriverà il dramma, quando uscirà quel cazzo di genere drammatico, non lo potrà fare e sarà una tortura, capito? Io non vedo l'ora. Ma quando uscirà il genere commedia, sarà allora. Ma allora va bene. No, ma l'abbiamo già fatta la commedia, è già venuta fuori una volta. No, però è vero. Venuta in mente una cosa. Io leggevo tanti anni fa i libri di Terry Brooks, non so se qualcuno lo conosce. Cioè, sì. Sicuramente l'avete visto, comunque, Shannara, le cronache di Shannara. Sì. Provai anche a guardare la serie. No, puoi lasciar perdere, è una roba... Infatti ho provato. Orribile. No, però è interessante perché lui ha fatto dei libri ambientati nel presente, sì, nel presente allora, perché erano 20 anni fa, fantasy, cioè con l'unione dei due mondi, non tipo Bright, però con un mondo che invadeva l'altro, insomma, ci sono vari libri ambientati nel moderno. E questa era una cosa, infatti secondo me, come dice Pierre, capire se è passato, futuro, cioè, o presente. E io mi stavo chiedendo, ma vi immaginate tipo un fantasy post-apocalittico? Interessante. Perché a me viene in mente tipo quando è venuto, quando parlavamo di tipo Macchine Mortali,
Però vabbè, sì, tipo Macchine Mortali, sì. Ma bello, ma scritto, ma fatto bello, ma bello. No, perché pensavo, quando avete detto un fantasy e l'inverno, mi è venuto in mente Frozen. Anche Frozen forse può essere... Facciamo Frozen 2. No, Frozen 2 è già stato fatto. È già Frozen 12. Oppure, ecco, quando te dicevi mescolare tipo la realtà con il fantasy, mi è venuto in mente La Storia Fantastica. Ah sì, è vero. Anche La Storia Fantastica, che lui viene teletrasportato. Sì, c'era anche quello... la Torre Nera. La Torre Nera. Ah, vero, vero, quello è mischia mille generi. Poi se non sbaglio, forse anche la Torre Nera c'è da ridire sull'adattamento. Parliamo del libro, parliamo del libro. No, sì, infatti, sì. Ma ve lo ricordate invece? Ve lo ricordate invece Willow? Che c'era sì, la cittadina di nani che doveva salvare questa ragazzina. Ecco un altro. Vabbè, Mago di Oz, Fantaghiro. Bello, ecco, allora facciamo un Fantagiro, vi prego, che io Alessandra Martinez, Romualdo, La Roccia, io sono proprio Fantagiro. Come si chiamava quello con lo spadaccino? Era bellissimo quello. C'era Dragon Heart. Vabbè, Dragon Heart, ok, ma non è con lo spadaccino, dai. Poi c'era anche Lady Hawk. Lady Hawk, bellissimo Lady Hawk. E poi... No, ce n'era uno proprio. Ce n'è un altro sempre che mi confondo. Questo spadaccino tipo sudamericano, che non mi ricordo come si chiama, che è famosissimo, ma io non mi ricordo, vabbè. Zorro! Più fantasy di quello. Suggerisce una storia su pinguino. Non so quanti di voi sapete che è un pinguino, ma insomma, vabbè. Ci sta, un pinguino in un mondo fantasy. Ecco, vabbè, dopo c'è Stardust. Vabbè, tipo, stiamo facendo tutta la filmografia dei film fantasy o dei... E soprattutto c'è Highlander. Anche se la storia è incantata, come ci suggeriva Giulio. No, non è la storia incantata. La storia fantastica. La storia fantastica. No, perché aveva scritto... La storia fantastica. Si è corretto, la storia fantastica. Colpa di T9, colpa del T9, esatto. Comunque è infinita, non è nemmeno fantastica. No, La Storia Fantastica è un altro film. Ah, è un altro film ancora. Sì. Ma vabbè, basta. Non cioè, infatti potrebbe essere una puntata in cui parliamo dei film. No, in cui facciamo l'elenco di tutti i film fantasy Io ho capito perché c'è sullo spadaccino. Ma io ho capito perché non riuscivo a finire la scena. No, Buttalo fuori. Scusa, no, era così bello. Però c'è un suggerimento. Le crude verità. C'è un suggerimento interessante di Eddie On, supereroe che cerca di accendere un fiammifero in un mondo congelato. Allora, a parte il supereroe, però è interessante. Snowpiercer con i pinguini. No, da. Cerca di accendere un fiammifero in un mondo congelato. Potrebbe essere interessante. Comunque hai capito, Pier, perché non vinciamo, perché ci incasiniamo, ci perdiamo. Sto capendo, sì. Perché in pratica la prima mezz'ora è a fare a chi ce l'ha più grosso, ricorda. Esatto. Alla fine, alla fine. Però, Pier, dimmi un pochino, al di là dei film, tendenzialmente, se ti venisse chiesto, appunto come ora, di scrivere un fantasy, da dove partiresti? Mettiamola così. Hai qualche elemento, qualche situazione? Dal prezzo, quanto lo pagano? È una domanda difficilissima. No, è chiaro, è un po' la domanda di prima, cioè nel senso, se voglio... tipo, potrei partire da capire se tutto il mondo è fantasy oppure il mondo fantasy si unisce con il reale. Sarà che io poi sono molto legato, tra virgolette, al reale in qualche modo, e mi affascina l'unione delle due cose. E quindi partirei un po' da quello. Però poi, non lo so, capirei, sì. Quindi vuoi fare un ibrido? Non lo so, io... No, guarda, puoi sparare anche scontate qui, questo è il modo in cui troviamo le idee.
Ti interrompo, Piero. L'altra volta ne stavamo proprio parlando, anche un po' fuori dalla live, sul concetto di genere. Ecco, ecco qui parte. E ora qui perdiamo un altro quarto d'ora. Domani sera siamo ancora qua. Sì. No, per dire, nel senso, giustamente te dici... Togli pure il timer, Davide. Un film, una scena di un film fantasy oppure una scena fantasy. Poi potrebbe essere anche avulsa da tutta la storia, potrebbe essere una sequenza un sogno. Però l'importante è che abbia le caratteristiche di quel genere lì. Però ti faccio una domanda, Pier, che magari può stimolarci un attimino a tutti. Cerco di andare un po' nella tua direzione. E se invece uno facesse un ibrido, nel senso che l'elemento fantasy sono i personaggi, come sono fatti i personaggi, ma ci si inserisse all'interno una tematica o un qualcosa che effettivamente rappresenta il mondo reale, capito? Cioè l'elemento della storia, lo svolgimento, le sensazioni dei personaggi in realtà si ispirano molto al mondo reale e magari però come noi lo impacchettiamo diventa in realtà fantasy. Magari così potrebbe essere è una domanda, potrebbe essere uno spunto? Sì. Guardate, ho appena avuto una grande idea, che però forse mi sono reso conto che l'hanno già fatta, proprio quest'anno o l'anno scorso. Un cinepanettone fantasy. Stavi dicendo a Davide di non fare commedie, hai tolto le parole di bocca. Mi è venuta una specie di idea, nel senso, una sensazione, diciamo. È bella. Mi sono immaginato qualcuno che si ibernizzasse dentro un imperio. Ibernasse, vabbè, insomma, quella cosa lì. Quella cosa... nel ghiaccio per colpa di un inverno freddissimo. Sì. E lì uno ci può mettere anche la tematica ecologista, che il mondo sta cambiando e comunque le temperature, e quindi si sta un po' trasformando, citando un po'. After, no, come si chiama? Tomorrow, qualcosa. The day after tomorrow. Niente. E si risveglia dopo questo congelamento naturale, tra virgolette, in qualcosa anche simil fantasy, o comunque la stessa ibernizzazione che può essere un po' fantasy. Non lo so. Interessante, è interessante. A me non dispiace. C'è da cercare di mantenere, per vedere un attimino di non farla troppo complicata, come magari spesso ci accade, di mantenere comunque una struttura magari il più semplice lineare. Possibile, lineare magari, no? Però questo concetto qua è un po' ecologista e magari, capito, magari questo personaggio qui si risveglia. Magari ma tu intendi più un personaggio normale, un umano che si sveglia magari in un mondo che è cambiato ed è diventato quello che oggi noi interpretiamo come fantasy? Potrebbe essere. Giustamente. Un alpinista che... Giustamente ci citano Capitan America. Infatti, in effetti... È vero. È stato Giulio a dire... No, è stato Dion. È stato Dion. In effetti... E posso dire invece non la chiamo la sensazione, il mio prurito che ho qua dietro la schiena, che forse è già visto, forse non so se era una, forse era uno in uno di quei corti che è in, come si chiama quella serie di Love, Death and Robots, forse qualcosa di simile. Ah sì, di Netflix. Di qualcuno che è un essere umano o un bambino che finisce, forse perché ce l'ho qua davanti, finisce in un congelatore. Ci sono arrivato dopo. No, nel congelatore. Stavo già per chiamare la polizia. No, un bambino che finisce nel congelatore e nel congelatore tipo mamma mi sono ristretti i ragazzi, no, che finisce in questo micro mondo, un po' alla Men in Black, no? Non ricordo, sì. Un po' alla Men in Black, dove però c'è un mondo fantasy. Anche questo è interessante. Magari una ma questo è un corto, cioè l'hanno già fatto. No, aspetta, ma in Love, Death and Robots in realtà parla di questi
tizi di questi tizi che trovano nel loro freezer una questo civiltà, mondo qua, questa civiltà che è nel loro freezer, ma non è che ci entrano dentro, hanno questa civiltà nel freezer e non sanno, dici ma che facciamo? E lì è più, secondo me, almeno come l'ho interpretato io, un po' anche il concetto un po' di... almeno si sono interrogati magari più sul concetto della divinità, del dio, robe di questo tipo, di questo genere. Però come allora, incipit ci potrebbe stare. Ripetimelo, scusami Ale. Perché... No, immaginavo questo ragazzino, poi non è detto che questo debba essere l'inizio, però il concetto di fondo dovrebbe essere questo ragazzino che finisce dentro il congelatore, dove c'è questo micromondo, e magari questo micromondo, visto che deve essere un genere fantasy, magari è un mondo ghiacciato, ma con stile fiabesco, quindi comunque ci sono delle piante ghiacciate, visto quando si vede tipo una flora molto, molto ricca, quindi tante piante, e magari poi è una muffa, è la muffa che c'è nel frigo, nel congelatore, non lo so. Ma allora scusa, cioè, già che stiamo ragionando su questi termini e magari non vogliamo avvicinarci troppo a Love, Death and Robots, potrebbe essere che finisca non per forza nel congelatore, ma in qualsiasi Stavo pensando a tipo, non so, avete presente i laghi di ghiaccio su cui si pattina? Sì, ok, loro stanno pattinando lì e questo finisce dentro al lago di ghiaccio. Sì. E se non fosse per forza legato al ghiaccio, cioè mi è venuto in mente anche, mi è venuto un prurito qui sotto al gomito a me, e ho pensato quante possibilità potrebbero esserci se ci mettiamo a pensare a quanti mondi potrebbero esserci in tutto ciò che effettivamente ci circonda in casa, cioè potrebbe non essere per forza il freezer, ma potrebbe essere anche, che ne so, l'interno dell'aspirapolvere, uno viene risucchiato dall'aspirapolvere ed entra in questo, per dire. Avete presente quei gelati ghiacci... a me piaceva l'idea del ghiaccio, però vabbè, comunque... avete presente quei gelati ghiacciati al caffè, tipo il cappuccino? Sì. No, vabbè. Sì. Hey, frozen cappuccino, come si chiamano? Ice cappuccino. Allora, sì. Eddie ci fa una domanda interessante. Ma perché non partite dal messaggio che volete dare a chi guarda il vostro corto e andate a ritroso costruendo la storia in base a quello? Io ho una risposta per questo, in realtà. Non so se poi volete darla anche voi o vado io. Perché secondo me a volte per trovare il messaggio... Ti sta nascendo un mondo in casa, Pier. Cosa è successo? C'è gli spiriti, okay. Il mondo fantasy. Perché secondo me il messaggio a volte non è quello da cui bisogna per forza partire, ecco. Secondo me la creatività è varia anche da persona a persona. Poi c'è chi parte dal messaggio, ma c'è anche chi parte da sensazioni, da immagini, da una chiacchierata qui in chat... tra di noi, da dire stronzate, quindi in realtà partire dal messaggio a volte arriva, secondo me arriva dopo, non per forza deve arrivare da subito. Ma sai, poi guarda, io per esempio sono un tipo che tendenzialmente gli piace partire dal messaggio, penso a un concetto e poi vedo su cosa svilupparci qualcosa personalmente, però qua in particolar modo, cioè... un'idea, magari io penso a un concetto e magari ci trovo il genere... in base a quello che è il mio concetto, mentre invece qua noi siamo forzati a rispettare un genere specifico. Guarda, scusate, stavo pensando, perché ora stavo leggendo un po' i commenti che sono arrivati, quello di Eddie On che diceva che merda, macchine mortali, no, a parte questo, cos'è che diceva? Un supereroe che cerca di accendere un fiammifero in un mondo congelato. Ora io ci batto sempre su questa cosa, perché ovviamente il tempo purtroppo stringe sempre, 90 minuti, quindi è bello iniziare da una persona che si trova già in mezzo alla situazione. E mi è venuto in mente, potrebbe essere tipo uno sciatore che travolto da una slavina si ritrova incastrato magari in una, come si chiama, in un canyon di ghiaccio, non mi viene in mente come si può, in un crepaccio. Uh-huh. E potrebbe essere incastrato lì, prova a accendere qualcosa, a liberarsi, e lì vede un mondo sommerso, finisce in un mondo sommerso fantasy. Allora, io su questa cosa del mondo sommerso allora mi piace, però no, eviterei no, come? No, sommerso è un modo di dire, nel senso no, non è quello che volevo dire, perdonami. Intendo non andiamo su robe troppo larghe, perché poi spesso è fantasy, andiamo su robe larghe. No, basta anche tipo che ci sia che lui in questo crepaccio trova un elfo.
è già esatto. Ed è più semplice da fare le descrizioni, non devi stare a descrivere un mondo, perché poi se metti un mondo devi descriverlo, altrimenti è una cacata come Macchine esatto. Mortali. Ma se ci mettiamo lo Yeti, è considerabile fantasy? Sì. Dire, se esiste un è fantasy, l'ha già fatto, no, è neorealismo se esiste. Ma è come l'uomo libellula. Mi veniva in mente un'altra cosa, proprio per questo discorso della struttura, perché comunque mi piaceva questa idea qui di far vedere che questo mondo fantasy in realtà è in un qualcosa che esiste davvero, tipo, che ne so, il mondo sotto al letto, il mondo nell'aspirapolvere, nel freezer, quello che è. E se mettessimo questo elemento qua nel finale, un po' alla Men in Black, in cui alla fine si scopre che siamo, per dire, in un bicchiere, o siamo... E questo lamento ce lo possiamo giocare per il finale. Quindi magari è una storia ambientata chissà dove, che ne so, se lo ambientiamo in un mare e vediamo che questo mare, metti conto, è marroncino, alla fine si scopre che siamo appunto in un Frozen... siamo in un Frozen, no, ho capito, io volevo dire il cappuccino, voi tirate fuori tutte queste cose schifose. Però insomma, capito, il discorso potrebbe essere anche quello, insomma, ecco. Sono in Two Girls One Cup. Allora, mi piace questo, mi piace l'idea di farlo vedere alla fine, ovviamente lo capisci che è un mondo particolare perché deve avere qualche elemento fantasy, ma mi piace che lo scopri solo alla fine, che è una roba piccolina. Però ribadisco il concetto di non andare su robe troppo vaste, perché poi c'è da descriverle, chiaramente. Tipo, descrivi semplicemente un'ambientazione che ha quell'elemento lì che poi si viene a scoprire. Per dire, dicevo, il mare di un colore particolare in realtà può essere una bibita. Mi piacevano anche le piante ghiacciate. Mi collego al fiammifero di Eddie, nel senso che in un mondo del genere non conoscano il fuoco. Vero. Quindi cioè può essere un... E scusate, ma se la magia fosse il fuoco, cioè se vedessimo un fantasy al contrario, ovviamente già dal nel senso, quello col fuoco è il mago. Okay. Quello col fuoco è il mago. Che però okay. In realtà è... normale con un accendino, vabbè, forse l'hanno già fatto mille volte sta roba. Ma scusate, come si chiamano quei cocktail che poi si accende, cioè quel tipo di cocktail che lo infiammi, esatto. Mi sono domandato cosa accadrebbe in un mondo in quel cocktail lì. E poi chiamiamo le due cose. Facciamo tipo quello che ha detto Pier. Magari potremmo unire quello lì che è in un crepaccio, che è uno sciatore, no? Uno sciatore in un crepaccio prova a accendere il fuoco, però il fuoco non esiste lì nel mondo favolistico, diciamo, in cui si ritrova. Una piccola storia, la gente che lo osanna, vuole trasformare in un re oppure lo imprigiona, roba del genere. Ora la sto dicendo, non voglio allungarla troppo. E lui per scappare da fuoco a tutto il mondo, in realtà è la zolletta di zucchero a cui dai fuoco per l'assenzio. Madonna. Aspetta. È abbastanza visionaria come cosa, è molto visionaria, però mi piace l'idea allora. Non ha senso che lui dà fuoco alla zolletta perché c'è qualcun altro che gli dà fuoco. Però mi piace l'idea che lui dà fuoco a qualcosa e poi scopri che qualcosa è qualcosa nel mondo ordinario, no? Però la zolletta, cioè, non è possibile. No, oppure, ma in tutto questo, l'inverno dov'è? No, e poi... Dove? Nell'assenzio non c'è. Dire? Allo zucchero, vabbè, lo zucchero no. A neve. Vabbè. Ma che cosa vuol dire, Alessandro? Facciamo un cubetto di ghiaccio, scusa. Facciamo un cubetto di ghiaccio. Che prende che fuoco. Si scioglie in un bicchiere di alcol. Ok, però bisogna... Dobbiamo mettere... Cioè abbiamo due... e abbiamo anche i dettagli da mettere dentro. Vabbè, quello si mette... Allora, io me la vedevo in maniera molto semplice, magari, capito? Io mi ricollego di nuovo all'assenzio che gli danno fuoco in questo mondo qui. Io mi immagino
un essere minuscolo all'interno di questo bicchiere qui magari vede le cose ancora molto più a rallenti di come lo vediamo noi. Quindi in realtà magari io mi immagino questo personaggio che in lontananza vede questo fuoco che arriva, e in realtà perché lui lo vede con lo vede più veloce. Ma l'inverno? Lo vede più veloce? Non più lento? Però sì. potrebbe essere un finale... Lo vede più veloce, sì. Ah, ok. Stiamo andando completamente contro a quello che... Vai. Presidente? Si è frizzato? No, è difficilissimo spiegare. Nel senso che il fuoco è un'arma che è sconosciuta, cioè nel senso comunque che può avere solo alcuni, oppure è l'arma e quella cosa, quell'elemento che tutti ricercano in questo mondo invernale. Sì. E può essere tutta una ricerca su, però non so, sto scrivendo tipo la trilogia di Signore degli Anelli, però vabbè. tutti ricercano questo elemento, va bene, questo fatidio elemento che contrasterebbe e il finale, come succede a volte, ora non mi viene degli esempi, l'assenso potrebbe essere il finale, l'esaltazione, cioè come se ci fosse il protagonista che riesce a trovare il fuoco, però gli esplode tutto, non so come dire, è difficile. Nel senso, e però si scopre che invece è tutto... Cazzo, magari vive in un accendino questo. Vai. Ma l'inverno... È inverno. Vabbè, un accendino che è caduto sulla neve. Comunque, Pier, adesso ci stai accorgendo, ti rendi conto come è facile complicarsi la vita. È quello che impariamo ogni settimana. No, ma più che altro io sto guardando poi scordiamo il giorno dopo. Un'ora. Non ti preoccupare. Sì, manca un'ora e infatti è arrivato il momento del guru. È arrivato il momento del guru. Infatti, speriamo che sto chiamando è Dion. No, il guru... Il guru, come ogni settimana, insomma, speriamo. Certe volte non ci aiuta per niente, altre volte magari... Arriva dopo mezz'ora e ci dà un consiglio molto generico. L'unico consiglio buono è stato quello di Art Attack, poi basta. È vero. Esatto, sì. Una volta su 10 è andata bene, per ora la statistica è questa. Bene, allora, vediamo un pochino che cosa esce fuori. È una cosa ovviamente che non fare, lo vediamo. Vedere le cose che girano, cioè è tipo bellissimo. Cosa dire, fare nulla. Aspetta. Sì. Aia. Non vedo nulla, che bello. Il dolore è potente. Pier è ancora più in crisi adesso. Voi siete dei pazzi, cioè nel senso, però... Allora io però a questo punto inizierei a pensare a una cosa che non abbiamo mai fatto prima, perché tutte le volte noi abbiamo magari un'idea e cerchiamo a questo punto di portarla fino alla fine, cerchiamo forse di essere, proviamo a essere più elastici, proviamo a essere più elastici, e visto che manca adesso solo un'ora proviamo a rendere la storia ancora più semplice, al di là di quello che abbiamo pensato fino adesso, dobbiamo forse semplificarla un po' di più. Che dite? Sì. Concordo pienamente. Ok. Sono d'accordo. Allora, mettiamo un nano, mettiamo una fata e mettiamo un elfo e ce la portiamo a casa. No, dai, seriamente. No, ogni volta finisce malissimo. Facciamo che, secondo me, lo sciatore incastrato nel crepaccio è una storia... Lo sciatore incastrato nel crepaccio è una storia semplice, funziona. Non metterei megamondi, metterei un elemento fantasy che può essere anche un altro personaggio, un elfo, quello che vi pare, o anche un cazzo di personaggio inventato. Inventiamo anche noi una categoria di una razza, si può dire razza. Ecco. Ok, ecco. Sì. Dicevamo di non complicarci la vita. Ecco, sì, mi piace. Vabbè, possiamo mettere una razza, insomma, un personaggio fantasy, secondo me
e questo tizio è caduto in questo crepaccio e deve accendere, boh, non lo so, il fuoco? No. Sì, può essere, no, no, per me può essere. Gli diamo a un personaggio, gli diamo un obiettivo. Esatto. L'obiettivo della scena, no? Gli diamo un obiettivo della scena, lui deve liberarsi da lì, ma soprattutto non vede niente e accende, un po' tipo Buried, no? Che è tutto, certo, ambientato, molto, molto claustrofobico, e lui che innanzitutto, che sia Buried che Kill Bill forse, fanno entrambi la stessa cosa? Sì, sì. Io... No, potrebbe essere una cosa del genere. Ho una mezza idea sul, però anche 127 ore lo fa. Ho una, esatto, mezza idea, però forse è una stronzata, la butto lì. Prometeo. Sì, sì. Non so Prometeo. Se qualcuno ha, sì, presente Prometeo. Sì, 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 sì. Che deve portare il fuoco agli umani, insomma, cioè che vuole portare il fuoco agli umani. Potrebbe essere il nostro protagonista. Prendiamo un protagonista che ha già un obiettivo e però lo mettiamo in un altro tipo di storia. Ok, sì, mi piace. Mm-hmm. Potrebbe essere lui che parte, che sta portando il fuoco. Lui ha appena rubato. La premessa è questa: lui ha appena rubato il fuoco agli dèi. E... Ok, sì. Però noi non lo sappiamo che è Prometeo. Cioè, in realtà, secondo me è una cosa che poi capisce alla fine. Ma deve essere proprio Prometeo, quindi? Prometeo, deve essere Prometeo. Facciamo un adattamento. Un adattamento di. Perché alla fine abbiamo un personaggio che comunque di base è fantasy, cioè Prometeo fantasy, già lui, cioè nel senso, ha appena rubato il fuoco agli dèi e ce lo troviamo in una situazione in cui tu non sai che è Prometeo, ma da tante cose, tanti piccoli dettagli, così inseriamo anche i dettagli, capiamo pian piano nella storia che lui è Prometeo. E una situazione in cui può essere è bloccato appunto in questo crepaccio di... crepaccio di ghiaccio. Mm-hmm. E, non so, questa potrebbe essere l'idea iniziale, poi non è che vi devo dire tutto il finale, perché sennò, cioè, vado, esco e no, me vado. Allora, sarebbe interessante che secondo me appunto lui lo ruba, perché lo ruba dagli dèi, quindi sì, dal monte. Ora non mi ricordo benissimo. Sì, lo ruba dal monte. Olimpo. Esatto. E scendendo, diciamo che rimane bloccato nella sua corsa, nella sua fuga. Però noi non lo vediamo questo, non dobbiamo sapere chi è lui dall'inizio. No, 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 io sto facendo tutto il pre. Lui rimane bloccato, comunque vediamo, perché lui è comunque una persona umana, quindi non c'è nulla di fantasy, di elemento fantasy. Beh, insomma, ci sono gli dèi. No, no, certo, però noi non lo vediamo all'inizio, cioè non vediamo la parte prima. Vediamo, sì, dal momento che lui rimane bloccato nei crepacci e magari viene inseguito o comunque cacciato da qualche creatura che viene mandata, certo, dagli dèi. E noi non capiamo perché. Ma tipo lui ha il fuoco e non si dovrebbe spengere? O me lo, sì, sono inventato da solo? Esatto, allora, esatto, okay, esatto. E quindi tipo, noi cioè... vediamo questo umano che sta scappando e c'ha del fuoco. Noi immaginiamo che tipo lui abbia il fuoco, considerate che tutto parte da quando lui è nel crepaccio, quindi magari sta facendo di freddo così, e vediamo lui che deve tenere vivo il fuoco e noi pensiamo è perché è per la sua sopravvivenza. Però okay, posso dire una cosa, io non metterei creature creature mitologiche, ma farei capire, perché Prometeo è una, tra l'altro ho controllato, infatti non mi risultava che fosse umano, Prometeo è un titano quindi di per sé, cioè fa parte della specie dei titani, mi sa che è figlio di titano, ora non mi ricordo benissimo, quindi già di per sé lui è una creatura mitologica, quindi sarebbe interessante che in questo crepaccio in realtà incontri un altro essere umano che lo, okay, vede lì, che è lì che, certo, all'inizio no, ovviamente, lui è bloccato, deve riuscire ad uscire, c'è questa torcia, sono vari dettagli che ti richiamano, ti fanno scattare qualche molla, e a un certo punto però su dal crepaccio c'è un essere umano, e questo essere umano allora cerca di aiutarlo, e cazzo ne so, insomma. Ora anche non... perché non ce la fa lui, sto leggendo, non me lo ricordavo, lui non ce la fa. No, Prometeo viene condannato, io quello che mi ricordo di Prometeo è questa immagine, alla fine lui legato a un cazzo di masso che viene sviscerato, sì, esatto, di continuo da un tartaro, viene buttato in mare. Fa una mezza fine orribile, poi dopo in realtà viene un attimo, il suo nome viene un attimo... riportato in Oge,
so se si può dire per gli dei, forse no. E quindi, però sì, inizialmente fa una brutta fine, poi dopo un po' si ripiglia, lo lasciano in mezzo andare. Quindi, ma scusate un attimo, perché ora, non per, in realtà mi allontanerei forse lievemente su una cosa, però io ho degli elementi specifici che mi interessano e altri che forse dico, non lo so, perché... Il discorso, il fatto che ci sia questo personaggio, andiamo più sul dire ispirato da questa storia. Abbiamo questo personaggio che deve portare il fuoco e non deve farlo spegnere. E questo è un elemento che mi interessa tantissimo. Per renderlo più fantasy potrebbe essere, mi piaceva questo discorso che gli dei gli mandano delle creature, dei personaggi o roba di questo tipo che in qualche modo lo ostacolano. Nel senso... mi veniva in mente, ecco, l'ho perso, no scherzo, no almeno mi veniva in mente, dato che siamo anche con Pierre che è un grande regista anche di videoclip musicali, mi veniva in mente, che è molto semplice in realtà perché si basa molto sull'aspetto visivo come molti videoclip, mi veniva in mente Rambo e Run di Wootkid. Che è questo videoclip dove si vede questo bambino che corre, corre e lungo il percorso vede dei mostri, dei personaggi, tutti certo. che sembra che sia, che tra l'altro è molto bello perché si vede che inizialmente sembrano cattivi e lui sembra che scappi ma in realtà sono suoi alleati, insomma, però ha una struttura comunque molto semplice e non lo so, mentre mi parlavi di questo, di Prometeo, mi era venuta in mente una struttura di questo tipo. Quindi magari per fare una roba semplice, fantasy, e che comunque possa essere ispirata a Prometeo, potrebbe essere fare una roba un po', diciamo, di questo tipo. Tipo? Un po' che abbia un ritmo quasi musicale, diciamo. Nel senso, non... No, noi, cioè, dobbiamo, il fatto è che dobbiamo trovare una struttura ora, cioè, quindi o viene proposta una struttura, non lo dico, però mancano 40-50 minuti, o viene proposta una struttura, oppure... La struttura, insomma... che propongo io, la struttura che propongo io potrebbe essere un qualcosa con finale aperto, un po' come Rambo e Run, che si vede che c'è alla fine questo bambino che arriva... davanti a questo, a questa città, alza la spada e finisce così della serie, è arrivato al suo è arrivato dove doveva arrivare, è arrivato a conquistare la città, tra l'altro rappresentato in maniera molto fiabesca, tra l'altro. Quindi magari facciamo vedere questo personaggio che deve portare il fuoco, viene ostacolato in modi molto veloci, molto ritmati da dei mostri o dei personaggi fantasy e alla fine lo facciamo vedere che nonostante tutte queste difficoltà arriva in un posto senza far vedere che ce la fa, ma semplicemente fa vedere che arriva davanti al posto dove deve arrivare. È la cosa più semplice da scrivere che mi è venuta, ecco. Che avrebbe un ritmo quasi, diventerebbe quasi, potrebbe essere venduto poi come videoclip fantasy. Però ad esempio l'inverno cosa c'entra qui? No, che però comunque la situazione è invernale e il fuoco non esiste. Cioè lui ha rubato il fuoco da qualche parte, sta scappando perché deve portare questa cosa, questo elemento speciale. Sì, non ho fatto attenzione a questi dettagli, ma se ci possono essere, cioè, inseriti. Come dire, cioè è Mad Max, no? È Mad Max Fury Road, è una corsa, fare una corsa, però capito, cioè nel senso, boh, in sceneggiatura, no, infatti Mad Max non esiste una sceneggiatura, in sceneggiatura è semplicemente lui che corre e evita questi ostacoli, boh, non... La cosa, il rischio che c'è per una struttura simile è, anche se sembra molto semplice, in realtà è basata molto su descrizione per immagini, e rischia che se non sono fatte molto bene queste descrizioni non c'è storia in un certo senso, capito? Ci sono tre registi in questo, sono perfetto io come ospite, tra l'altro. Esatto, sì, lo so, però, esatto. Però si sta parlando di scrivere una sceneggiatura in un'ora e mezza e non di filmarla, capito?
sta parlando di portare uno scritto. Dico, questo è il rischio che potrebbe essere. Ma sono d'accordo, anche secondo me è un rischio. Io proverei a prendere questo rischio non tanto per... questa è la proposta che faccio io, non tanto per... non tanto per la, per la storia complessiva in sé, ma provare a scrivere un qualcosa che effettivamente deve essere poi interpretato molto a livello visivo, capito? Cosa che poi va a dare, a dargli, diciamo, tutto un... a cercare di far già, a cercare di scrivere un qualcosa che già magari ha una struttura molto semplice, ma che deve essere scritta in una maniera tale che poi venga appunto capita. La sfida diventa far capire le immagini che noi ci immaginiamo piuttosto che che la struttura della storia in sé, capito? Che a me va, a me va bene, la cosa che mi preoccupa è che la persona che ha Final Draft sono io, e ho paura che poi a un certo punto mi direte: allora vai Ale, scrivi, e io sto lì che... No, infatti secondo me è un rischio veramente grosso questo. Io No, a parte tutto, ora sto scherzando, però se voi siete... Benini direbbe fanculo alla maggioranza, io invece magari dico va bene, dai, mi sottometto alla maggioranza. Se siete d'accordo di voler andare in questa direzione... Può, per carità, può anche andare bene per il semplice motivo che abbiamo forse. Vabbè, 40 minuti. Aspetta, se no facciamo in un'altra maniera. Dal momento che abbiamo il nostro ospite d'onore, sarà lui a decidere, diciamo, magari le nostre sorti. Buttiamogli tutta la responsabilità. Il problema è che non c'è alternativa. Qual è l'alternativa? L'alternativa è quella dell'incontro nel crepaccio tra Prometeo e un umano. Sviluppare quello. Ma non possa, non può essere unite come cosa, cioè nel senso la fuga con un incontro nel mezzo alla fuga. Ma secondo me potrebbe anche funzionare, cioè come idea non è male. Quale? Perché c'è quella lì di Prometeo, Prometeo che è questo essere, questo titano, immaginatelo. Ma Prometeo è proprio stato, è che... è stato approvato. No, ma aspettate. Metto un dubbio, io di questo personaggio non so minimamente niente, però... Vabbè, ma sono due cose da far vedere che è lui, capito? Cioè, non è... Poi il resto te lo inventi, anche perché comunque è un adattamento. Sì. Cioè, no, lui ha preso il fuoco e ha portato... Avremo anche la cosa ibrida, perché lui a un certo punto incontra... Facciamo che sono degli scalatori, incontra questi scalatori su una montagna, su una grotta, qualcosa, comunque glielo dà a loro. Quindi c'è questa cosa, questo ibrido, che magari partiamo appunto dal titano, che sembra... lo caratterizziamo, sembra un titano, allora, vecchio stile... E poi arriva e incontra questi personaggi moderni invece. Ok. Va bene. Mi sto dando degli spunti. Dobbiamo decidere. Cioè, dobbiamo prendere una decisione perché mancano 44 minuti e anche meno, e va presa una decisione. Maestro, cioè io la mia l'ho detta, quindi non posso... A me piacciono tutte e due, devo dire la verità. Ora però, detta così, che questo mito incontra gli scalatori... Neanche a me, quella neanche a me, forse detta così io non... Io stavo dicendo invece non mi piaceva. Però... Eccola lì, vedi? Eccola! Però stavo cercando di capire... Team Pierre. No, è difficilissimo. Dai ragazzi, perché sennò davvero non ne usciamo, Vai Pier, decidi tu. Ne hai due, hai due scelte, devi decidere tu Pier, stasera è tua la palla. Ne ha tre in realtà, però vabbè. Ne ha tre, ah già, è vero. Io... Per semplificare, gli volevo semplificare la vita. Mi piace, vado contro la maggioranza, ma scelgo l'idea di David. Vai. Bene, vai, la scriverete voi. Perfetto. Sì, ma dopo che io settimana scorsa ho dovuto scrivere quella roba lì sulla natura. No. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Vabbè, okay, veramente, come volete voi. La mia era una proposta. Iniziamo però, perché va bene. Va benissimo, però dobbiamo iniziare. Altrimenti non... Ok. Già, allora, facciamo. Come diciamo... come punto di partenza io definirei, dal momento che, diciamo, almeno io personalmente mi... Facciamo una bella cosa, dal momento che
Io come Pier ne so un po' poco su questa storia, sono un po' ignorante su Prometeo e tutto, insomma. Magari voi che ne sapete un pochino di più cerchiamo di capire. Io magari trovo degli elementi, magari anche insieme a... Pier, te l'hai visto Rambo e Run, il videoclip? No, no. Vabbè, magari cerchiamo di trovare degli elementi, ma dico anche un po' tutti, degli elementi, magari prendendo ispirazione per quanto mi riguarda da Rambo e Run, o comunque anche dal niente, da cose nostre... E magari appunto chi conosce meglio la storia di Prometeo magari ci aiuta anche un pochino a vedere di trovare delle similitudini o comunque delle cose che mantengano un po' la storia ispirata. Ma io non prenderei troppo, prenderei il coso del fuoco. Sì, esatto, ok. E poi insomma poche robe, il fatto che l'ha rubata agli dei e lo vuole portare a un'altra razza. Posso aggiungere una cosa un po'... Come si chiama? Io ho un vuoto incredibile. Il film Hunger Games. No, sì. Hunger Games. Io poi l'inglese siamo proprio delle cose... Ma se a un certo punto si dovute andare a rubare il fuoco agli dei, sono due, mm-hmm. perché scelti da questo villaggio, e quindi c'è a un certo punto uno scontro, perché... Il bambino nostro protagonista è riuscito a prendere il fuoco dagli dei, ma si scopre a un certo punto che era una gara. C'era una gara. Chiaramente sono stati mandati dal villaggio per poter portare... È troppo complessa. Sì. Ho paura che si complichi quella cosa. Io resterei, anche proprio per questione di tempo, su un personaggio che deve portare una cosa da un punto A a un punto B e nel mezzo incontra degli ostacoli. E gli ostacoli sono i nostri elementi fantasy. Quindi okay. questo personaggio che corre e a un certo punto incontra dei personaggi molto... Ora, se si potesse fare, anche per il livello di copyright, vi farei anche vedere il videoclip. Però non lo so, non so perché mi è entrato sto pallino su questo videoclip. Mi sembra... Vai, iniziamo allora, iniziamo ragazzi, sennò... Va bene. Vabbè, allora io andrei su un esterno, notte e... Ricordiamoci l'inverno. L'inverno, esatto. Io mi immagino... Due dettagli. Due dettagli. Io mi immagino questo, diciamo... Questo panorama, diciamo, molto invernale. Ora non so come posso dire, una distesa di neve o... Sì, ma esterno notte? Appunto, montagne. Sto cercando di capire. Montagne. Ah, okay. Esterno notte, montagne, esatto, una roba così. Montagne nevate. Montagne nevate, esatto. È una piccola lucina in mezzo. Esatto, ecco, bello, magari capito, si vede in lontananza, magari in mezzo al buio, proprio per far capire che è un mondo di notte, buio, vediamo una piccola luce in lontananza. Una piccola luce che diciamo spezza un po' questo buio. L'obiettivo di Prometeo è non far spegnere questo fuoco. Facciamo che in realtà è così, perché poi nella mitologia mi sa che quel fuoco che lui aveva preso non si spegneva, ma poi vabbè. No, invece la cosa bella è che questo si potrebbe... Cioè, sì, noi ce ne sbattiamo il cazzo in questo caso. Ti vuol dire parolacce allora? Sì, le parolacce sì. Le parolacce. Allora... cazzo. Infatti proprio ieri abbiamo pubblicato il piece of script con una scena di Knives Out, che penso è una delle scene come diceva Mirko, con più vaffanculo degli ultimi 20 anni. È incredibile, non ci avevo fatto caso. Non ho visto il film, ma quella scena postata a voi è non è male. Bello il film. Ok, allora è inaspettatamente bello, perché io mi aspettavo una stupidaggine proprio quando sono andato a vederlo. Ok, tutto tace, punto più alto di una montagna, una notte senza stelle, esatto. E io qui farei vedere che in lontananza c'è questo, questo piccolissimo fascio di luce che cattura la nostra attenzione. Sì. Ok, non fatemela scrivere solo a me, va bene che era venuta in mente. Stiamo pensando, è semplice, anche tu, cioè,
anche voi, anzi, perché siete voi due maledetti, maledetti registi, guarda. E io già andrei sul primo dettaglio, perché io ho capito, io mi immagino a livello proprio di ritmo. Da io ve lo da ora io lo guardo come se fosse un qualcosa di musica, cioè me lo immagino come se ci fosse una musica sottoritmata in qualche modo, un po' alla, poi ascoltatevelo perché è molto cinematografico Woodkid in questo suo album. Sì, lo conosco. Però appunto io da questo totalone che magari abbiamo descritto adesso, di questo buio dove c'è questo piccolo fuoco, mi immagino di andare già su questo dettaglio vicinissimo o al fuoco o ai piedi che corrono, oppure agli occhi del bambino e sta piangendo. Bello, bello. Ma chi è il bambino? Ah, non era un bambino? Infatti, no, mi sono perso anch'io, ho detto un bambino così. Oddio, che sia un bambino però è interessante, eh. Non so perché non mi dispiace come... Io stavo citando il videoclip, cioè nel senso mi ero focalizzato sul bambino, mi cambiava il bambino. Va bene, Vabbè, oppure anche un uomo adulto che piange, potrebbe essere l'idea che sia una persona che piange, che è disperato in qualche modo, insomma, che ha questa tensione. Sì, comunque forte, ha appena fatto un... ha fatto appena una roba, cioè si è appena condannato da solo, comunque lo sa, perché Prometeo lo sa che si è condannato facendo, rubando il fuoco agli dei, insomma, Zeus. Però i bambini, ora io non voglio fare spoiler, però Snow Pierce mi era venuto in mente un po'. Ah, alla fine dici? Ora cercando di non fare spoiler, però. Ma non importa, non importa. No, chi se ne frega, chi l'ha visto l'ha visto. Spoiler free? Vabbè, no, sì, aspetta, sì, diciamo che da adesso che hai detto che sarà uno spoiler l'hai anticipato. magari chi non vuole ascoltare non ascolta, spoileriamo Snow Pierce. No, non lo so, io mi ero immaginato sto bambino, però, cioè, il bambino che ruba la cosa agli dèi, cioè all'adulto, tra virgolette, insomma, io vedevo un po' anche i principi di fiaba, cioè, non lo so, boh, mi stavo immaginando questa cosa qui. E soprattutto mi immaginavo, sì, la grandezza che potrebbe avere degli dèi con, cioè, un po' Davide contro Golia. Ce l'ho. È Prometeo che fin da bambino tentava di rubare il fuoco. E cioè non è la prima volta che lo fa, nel senso non è la prima volta che lo faceva, quando è stato poi rubato, è stato poi... Ah, quindi tu vuoi fare vedere uno dei primi tentativi? Uno dei primi tentativi che alla fine... Carino, è interessante. Carino, mi piace. E allora scrivete, cazzo! Vabbè, allora facciamo il bambino che piange, mi piace, vai. Vabbè, però quindi... il bambino lo faceva per fumarsi le sigarette all'inizio. I primi tentativi erano solo per... No, poi faremo anche un'altra faremo il continuo dove c'è lui da adolescente, capito? E lui comincia a fumare le prime sigarette. Okay. Esatto. Quindi ragazzi, scusate, perché il manto elevato è impercettibile, ma luce non ha debole luce nell'oscurità. Mm-hmm. Esatto. Quindi... E sì. gli occhi lacrimanti di un bambino rossi, esatto, gli occhi lacrimanti di un bambino. C'è un po' anche di fame chimica nell'aria. Ma lui ce l'ha il fuoco in questo momento. Ma infatti illumina. C'ha già il fuoco lui. Ok. Tra l'altro io cercherei un elemento per far capire mentre corre qui ora all'inizio, per far capire che in lontananza c'è qualcuno che si è incazzato, no? Capito? Far vedere in qualche modo, trovare un elemento visivo che faccia capire che adesso, che siamo nella prima parte in cui vediamo che lui ha cominciato a correre, in lontananza, dietro di lui, infatti mi ero messo a cammino. I fulmini sulla montagna in lontananza. Esatto. Sì, i fulmini sono belli, ci stanno. Non vedi il Monte Olimpo, vedi solo dei fulmini sulla vetta. Esatto. Ok. E tu pensi sta arrivando una tempesta, in realtà è Zeus. Ok. Okay. Allora, intanto noi andiamo avanti con la storia. Sì, poi andiamo Alessandro avanti, vede da sé. Costruiamo questa storia. Comunque, voi schiavizzate praticamente Alessandro. Cioè, questo è un genere. Perché io sto seguendo, ma... No, ma tu vai avanti, stai andando benissimo. Bravissimo, Alessandro. Allora, dopo i fulmini, cosa succede?
questo bambino si riprende, si fa forza e continua. No, secondo me non si ferma neanche. Lui sta ferma, si volta solo un attimo indietro a guardare i fulmini. Ok. No? Si volta correndo, però. Poi si ripiange, cioè si riprende dal pianto, comunque riprende coraggio. Ma dove lo tiene questo fuoco, scusate? In una mano, è una fiacca. Se tu vedi, allora in realtà... No, ma è una domanda, domanda. Stai facendo troppe domande per i miei gusti. Allora, in teoria il Prometeo aveva questa fiaccola, noi possiamo modernizzarla e come fanno le grandi case di produzione americane e gli mettiamo un Walkman anni 80 col fuoco, no, sto scherzando. Però aspetta, mi viene in mente una cosa, adesso che c'è stato questo fulmine, magari lui si prende, cioè fa un sobbalzo per questo fulmine e magari gli sta per cadere il fuoco e lui lo riprende subito al volo, magari giusto per far capire che lui non lo può spegnere questo fuoco. Secondo voi ci sta a modernizzarlo? Per me ci sta, anche se sembra tipo che sia, non lo so, però, tipo un ragazzino che è scappato, comunque si è perduto nelle montagne. Tipo, non ha senso che, perché lui lo può sempre riaccendere. Capito? Devo modernizzarlo in un modo intelligente. Cioè, se gli cade una piazza, se gli cade lo zippo, lo può riaccendere. No, certo, però se tu fai questo bambino con tutto stracciato, così che sembra che la fiacola sia solo la sua fonte per vedere nell'oscurità, e così e non ha nient'altro, la caratterizzi già che questo è un elemento essenziale per lui. Mettiamo la fiacola alla fine. Sì, nel senso. Però se è moderno, perché va a prendere il fuoco? Cioè, nel senso, potrebbe comprare a... No, non è moderno, aspetta. Nel senso, modernizzato nel senso rispetto alla fiaccola. Rispetto alla storia originale, ma non è che deve essere ambientato nell'era moderna. Cioè, quando Prometeo va a dare il fuoco, comunque, agli umani, o a chi cazzo saranno gli elfi, se vogliamo mettere gli elfi, comunque quella era una civiltà antica che non aveva ancora scoperto il fuoco. Quindi per forza quello deve essere ambientato nel passato, se no non ha nessun senso, a meno che non gli arriva con tipo l'indirizzo Google che gli porta i no. Questa, ma manterrei appunto questa fiaccola, questa torcia, insomma, così. Tra l'altro appunto gli sta per cadere nella neve, se cade nella neve è finita per lui, insomma, quindi teniamo la fiaccola. Poi amici, posso dire una cosa? C'è il momento che temiamo più di tutti, di Wikipedia, ma tanto tu continui a scrivere. Allora facciamo così, Alessandro, ti chiediamo solo andiamo questo piccolo Wikipedia, favore io a Pierfrancesco. Vabbè, spiegale a Pierfrancesco, allora, così Pierfrancesco lo mettiamo ancora più in crisi. Dopo il guru, a 30 minuti dalla fine, il guru non è un elemento obbligatorio, è un elemento che ci aiuta. Però, visto che c'è questo elemento che ci aiuta, ci deve essere anche un elemento che ci mette in difficoltà a 30 minuti dalla fine, perché non ce n'era già abbastanza. Perché infatti si sta... E quindi praticamente cosa succede? Noi apriamo una pagina di Wikipedia a caso, totalmente a caso, sai, la voce pagina a caso, e da quella pagina noi dobbiamo inserire un elemento della pagina, che può essere il nome principale, un personaggio che c'è elencato nella pagina, cioè dobbiamo riuscire a inserirla anche nel modo più schifoso possibile, come se fosse un product placement. Fai conto, no? Quando ti dicono devi inserire questa carta igienica nel film e tu la inserisci in un modo merdoso, ovviamente non dovresti far così, lo dico a tutti i produttori che ci ascoltano, però a volte lo fai. E quindi cosa succede? Questa è la stessa cosa, è un product placement di Wikipedia, mi piace. Allora, facciamo così, faccio subito, dato che il tempo è breve, vediamo, togliamo subito questo cerotto. Questo è un cerotto tremendo, tra l'altro. Una voce a caso e via. Che non sappiamo qual è. Jean-Baptiste Dijabarry. Jean-Baptiste Dijabarry è un politico francese, membro di un'assemblea nazionale della e poi ce lo siamo giocato anche questa sera. Giocando anche questa sera. Perfetto. Siamo migliorati, non sono uscite cose indiane. Qual è, scusate, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste io non so come si pronuncia. Dijabarry. Dijabarry.
Jean-Baptiste Barry, no, non so. Capito, è arrivato il francese che sa tutte. Allora. Ma ancora vivo, ma non è già che non sia morto. Di solito ci vengono quelli lì che sono dell'anteguerra. Francesco si sta uccidendo, si sta tagliando i polsi. Ecco, no, bisogna scegliere qualcosa che c'è nella pagina o qualsiasi cosa sia presente nella pagina. Tipo il bambino si chiama, questa volta non possiamo fare perché di solito facevamo. Ah sì, allora il protagonista si chiama come il nome che è uscito. Esatto. Ma c'ha quattro righe di Wikipedia sto qua. Stavolta non lo possiamo fare. Lui ha lavorato, cioè ha studiato all'École Nationale de l'Aviation Civile. Aviazione. E quindi il bambino. Non lo so, non aviazione, so, volare, qualcosa, sì, ci sta, può essere un elemento. Volare. Beh, dai, andiamo avanti, dai. Wikipedia, per favore, andiamo avanti. Come dov'è che eravamo arrivati con lo script? Ci rimetto lo script. Questo. Va bene. Allora, diciamo che eravamo rimasti che c'è questo tuono, appunto, che fa sobbalzare il bambino. E gli cade la torcia. E gli sta per cadere la torcia. E lui però la riafferra a volo. Alessandro, non stai scrivendo? No, gli si sicura che la torcia non gli cada nella neve. Scusa, il cielo è impaurita, non c'è ombra di pioggia. Ti vedevo distratto. Okay. Non c'è ombra di pioggia. Ok, il bambino continua a correre adesso, no? A questo punto. Il bambino continua a correre e corre però, più veloce che può. Però posso dire, non ci sono i fulmini, c'è solo il tuono. C'è un tuono, volete fulmini? Sì, certo, deve essere visivamente. Sì, infatti, visivamente era bello. No, fare prima il tuono, dopo facciamo i fulmini, perché i fulmini sono anche visivi. Quindi il tuono è più lontano e poi si avvicina. Sì, però è un fulmine che gli arriva vicino, quindi si sente più proprio così. Hai capito? Sono gli dèi. Questi sono gli dèi incazzati. Non è mica magari si erano appena accorti. Secondo me no. Io sto qui a fare infatti. Come? Secondo me vicino no, è in lontananza. Cioè, sì, cioè perché, no, dico, non che gli appare, non che gli cade qui a 2 metri, ma poco lontano, cioè nel senso il suono comunque non è che arriva troppo dopo, voglio dire. No, quello no. Comunque guardate che il fulmine arriva prima del tuono. È vero anche quello, tra l'altro. Alessandro, questo è un fantasy. È importantissimo contare i secondi di quando arriva il tuono, perché il tuono, cioè sono ogni secondo è un chilometro. Bravo, è vero. Giustamente, faremo tutto in CGI. Tutto in CGI, sì, è vero. Tecnicamente è fighissima se il tuono con l'audio, se Eddie ancora ci ascolta, infatti, cioè, piano piano diminuisce i secondi del tuono rispetto al fulmine visivo. Eddie conferma. Tutto il CGI. Tra l'altro Eddie conferma questa cosa. Tra l'altro Eddie è l'unica persona al mondo che sapeva esattamente quanti secondi passano da un... cioè com'è la misura, il rapporto misura, tuono e fulmine. Era l'unico. No, Pierre, Aia, mi sta dicendo... No, Pierre, cosa? No, Pierre, no, cosa? Ecco, 344 secondi. Scusa, l'unica persona al mondo che lo sa. Grazie. Va bene. Allora, andando avanti, appunto, c'è questo tuono, ok? Sì. Allora, Mirko, io e te andiamo un attimo avanti con la storia. Alla fine... Ah, ok. Perché sennò qui... Lui viene sgamato da Zeus alla fine, che non gli fa nulla, gli fa un rimprovero. Questa è la fine, praticamente. Ma lui è figlio di un altro titano, quindi potrebbe essere... Non complichiamo. No. Però ricordatevi che in questa scena ci devono stare due dettagli. Se il tuono arriva dopo un secondo, significa che è a 3 chilometri. Ok, e potrebbe arrivare Zeus, che lo vuole far fuori, ma in realtà arriva suo padre, che è il titano Giapeto. Giapeto. Esatto, e lo difende, ma semplicemente introduciamo quel personaggio lì, fine. Ma alla fine tu dici? Sì, alla fine. Vabbè, allora possiamo fare che verso la fine l'ultimo ostacolo è che si trova davanti Zeus. Esatto. Che insomma è abbastanza incazzato, però prima che succeda qualsiasi cosa arriva il padre, gli dà 2 schiaffoni
Esatto, vabbè, non azzardare mai più. Questa volta te la sei passata, la prossima chissà cosa succede, e tutti sanno cosa succede la volta dopo, insomma. Esatto, ma ecco, secondo me potremmo fare, intanto non so se Alessandro sta andando avanti in tutto questo. No, io non ho capito se devo prendere fino al draft o la calcolatrice per i secondi. No, dai, era una curiosità. No, però tutto quello che c'è in mezzo, Pierre e David, voi dateci le vostre intuizioni visive. Esatto, ma, no, aspetta, perché allora innanzitutto la stringe tra le mani è già un dettaglio, secondo me, questo. Ok. Sì. Però potrebbe fare tipo a cupola. Potrebbe essere anche una cosa carina. Sì. Che, visto che ci sono i tuoni, i lampi, arriva del vento, c'è cioè una tempesta in arrivo, e quindi questa rischia di spegnere il fuoco. E quindi lui la difende con le mani, come diceva giustamente Pier. Esatto. E anche questo, no, può essere visto molto a dettaglio, diciamo. Mi è venuto in mente un... tra l'altro ricordatevi che dobbiamo fare due scene almeno. Sì. Mi è venuta in mente una cosa. Uno degli altri ostacoli... Ah, vai Pier. Scusa, mi è venuto in mente. Tra l'altro dico, Pier e David, se avete intuizioni visive, ditele che poi le mettiamo giù a logica io e Mirko. E va bene, anche se sono cose totalmente folli. Però, dicevo, mi è venuta questa cosa, che gli ostacoli quali sono? Non sono lui che lotta con degli esseri mitologici, perché non avrebbe alcun senso, è un cazzo di bambino. Quindi qual è l'obiettivo di questi esseri mitologici? È di o fermarlo, diciamo, a mano, però lui è molto, facciamo che è molto veloce, molto agile, così. Allora qual è l'altro obiettivo? Che non consegni la torcia. Quindi è o fargliela cadere o spegnergliela. Infatti stavo pensando a questa cosa io. Ci sono ad esempio le arpie che con le ali cercano di spegnergliela, cioè con una d'ali. Cioè, inventatevi su sta roba, perché non ci deve essere lotta, perché comunque è un bambino molto agile, secondo me, quindi che riesce a sfuggire, e quindi gli date questa abilità in modo che non lo riescano a prendere, ma cercano di rubargli la torcia. E poi secondo me è anche non è un solo discorso di agilità, era che secondo me non lo vogliono uccidere, cioè l'ordine di Zeus alla fine di tutto è non ucciderlo, capito? Perché sennò è, cioè, sarebbe morto. Cioè, lo lascerei proprio in disparte. No, noi non lo diciamo questo, però sì, per la storia, per saperlo tu, okay. Per fare le azioni devi saperlo, perché se non lo sai, allora puoi mandargli della gente che lo ammazza. Però tu sai che queste animali che gli manda contro, questi esseri mitologici, non lo devono uccidere. Devono spengere il fuoco, cioè i fattori esterni è solo o catturarlo, però è molto agile, o senza fargli del male, o spegnergli il fuoco, fargli ricadere la cosa. Quindi una può essere l'arpia, immaginatevi altri due o tre modi, così, ecco. Allora, aspetta, innanzitutto andiamo un attimino avanti su un paio di cose qua in sceneggiatura, perché allora, lui la stringe a sé. Ma io specificherei qua che lui, senza, cioè esitando il meno possibile, ricomincia subito a correre. Ok, e non l'abbiamo visto correre, quindi dobbiamo dire che inizia a correre. Finora non l'abbiamo mai visto. Ok, correre. Sì, diciamo che comincia a correre. Io l'avevo vista guardandosi indietro. Noi mettiamo le arpie, Jesse, dopo chi vuoi mettere? Facciamoci suggerire anche da Pierre e David, che se hanno intuizione visiva anche dal nostro pubblico politissimo, ma anche al di fuori della mitologia, se avete sì abbiamo capito, dimmi Pierre. No, io dicevo inizialmente una cosa, io gli avrei messo una difficoltà abbastanza grossa, insomma comunque d'impatto, però l'avrei fatta per non giocarsi subito le carte di personaggi mitologici, gli avrei fatto fare una difficoltà più naturale, cioè scivola, cioè quel rischio subito iniziale ti fa capire comunque che quel fuoco ha un'importanza, che però inizialmente può essere solo perché se si spenge è completamente al buio, per dire, lo so. Mm-hmm. Ah no, anche, certo, assolutamente, ma sai, questo già secondo me un po' si capisce, proprio perché l'abbiamo già specificato che è tutto completamente molto buio. Tra l'altro le arpie potete anche non vederle essendo così buio, cioè potete mostrarle con suoni. Ah bello, sentirle. Diciamo che potete giocarvela così senza farle vedere, e non scopriamo chi sono effettivamente, quindi non sai, cioè non riesci a capirlo davvero fino alla fine,
Allora, Alessandro, io direi adesso di fare, cioè, lui si guarda un attimo indietro e poi comincia a correre. Più forte che può, comincia a correre. E da qui parte tutto il percorso. Cioè, per dire, abbiamo introdotto un po' di cose, poi chiaramente con quello che siamo riusciti a fare, chiaramente in una seconda stesura magari si estenderebbe anche di più. Ci potrebbe anche essere Eolo, che Eolo era quello del vento. Bravo, dei venti. Vento. Però Eolo... Però l'abbiamo già inserito. Guardando sì, comunque l'erpia. Come se avvertisse una presenza, inizia a correre. RP è figa, io per farla arrivare mi sta venendo in mente che potrebbe arrivare prima delle penne, non lo so, mi sta venendo questa immagine che si bruciano nella torcia, c'è cioè una cosa di genere. Allora, diciamo una cosa, che io farei cominciare tutto in maniera abbastanza progressiva, nel senso che inizialmente ci sono cose un pochino più lievi, poi via via che va avanti gli capitano cose sempre più assurde. Però per adesso, cioè dal momento che poi il tempo è quello che siamo in una prima stesura e che stiamo un po' scrivendo, facendo brainstorming allo stesso tempo, vediamo che cosa si inserisce. E poi magari ragioniamo, poi dopo quando avremo perso, su cosa avremo messo per primo. Comunque possiamo anche mettere solo le RP, eh? Cioè non è che dobbiamo mettere 6.000 mostri. Anche no, sì, esatto. Sì, sì. Cioè si può mettere semplicemente il vento che sta per fargli spegnere la torcia, lui la protegge, le arpie e fine. Ah, improvvisamente potrebbe essere che arriva questo vento fortissimo, quasi come se fosse una tormenta di neve, e lui magari si volta e cerca di stare più vicino possibile, magari, capito, si volta cioè dalla parte opposta da cui arriva il vento per cercare di tenere spenta la torcia, e quindi lui la tiene così, certo. Cercando di e vediamo che la torcia poco a poco pian pianino sembra che si stia spegnendo, però poi a un certo punto di punto in bianco finisce questa ventata. Anche perché Zeus era comunque, è vero che è identificato principalmente come il dio del fulmine, ma in realtà è il dio del tuono, anche il dio della pioggia, quindi in generale è identificato un po' anche come dio del tempo, se volete, cioè se proprio volete quindi metterlo ci potrebbe stare, non è proprio certo. Così, però comunque diciamo che aveva parecchie come posso dire, insomma poteva influire sul tempo, ecco. Una sversata di aria fredda colpisce le guance del bambino, esatto, un vento gli punge la faccia che diventa una vera e propria tormenta, capito? Potrebbe esatto. Starci cioè, che diventa questa tormenta fortissima che il bambino, non sapendo cosa fare, si volta di spalle alla tormenta e cerca di tenere il più possibile il fuoco al riparo. Ma non ho capito, la tormenta è poi l'arpio o è tormenta e basta, viene da Zeus? È Eolo. Eolo, sì. Sì, o Eolo, Zeus, tanto non viene... No, per capire. Allora, scusa, se vogliamo renderla ancora più, esatto, più visivo, diciamo, dal punto di vista, potrebbe essere che vediamo che arriva questa figura che comincia a soffiare facendo venire questa tormenta, non lo so, Io sarei, tipo, un po' più... Però ditemi anche voi. Sì, farei vedere che comunque è una roba che è usata innaturalmente, però la cercherei di... Cioè, non farei vedere... Perché sì, sì, esatto, lo chiami subito. E secondo, cioè, è anche brutto da vedere, secondo me, adesso nel 2020. Ma se fosse visto allora più come una figura quasi, dato che stiamo a scrivere un fantasy, quasi più simile a un mago? Come se facesse uno di quelle robe un po' alla World of Warcraft che fanno ma il cesto? Ma a me semplicemente basterebbe lui che protegge il fuoco e guarda in una direzione, come a indicare che sta guardando la fonte da cui viene il vento e poi basta. Secondo anche... me servirebbe solo a giustificare il tutto. Magari anche tipo, sai gli occhi che si illuminano un attimo nel buio, due occhi, Bello. Cioè per capire che è qualcuno che comunque manda quel vento, cioè vede, lui si volta, vede questi occhi, li fate come volete, e poi arriva il vento, capito? Allora tu già li capisci, ok, qui è stato, cioè probabilmente c'è qualcosa che non... Bello. Gli occhi è molto bello. E poi magari tipo può arrivare anche delle foglie che lo tagliano, sai quando ti arriva una foglia sbagliata, no? E ti taglia.
cioè per dire, e già lì anche dici ok, forse davvero allora non è un vento naturale, ecco, è un avvertimento alla fine. Bella questa immagine anche che ha scritto Alessandro, le lacrime gli cristallizzano il viso. Gli si cristallizzano sul viso. Gli si cristallizzano, insomma, quello è il senso. E io pensavo, scusate, ho seguito e non ho seguito. Pensavo, per rendere più semplice, più chiaro, che ce l'ha con qualcuno, si girasse e piangendo gli urlasse di smetterla. Ma sta nascondendo lui? Oppure allora, io di base me lo immagino meno parlato possibile, non so perché, ma c'ho questa... Un urlo potrebbe essere molto bello. Un urlo di rabbia? Che si perde, rabbia. Si perde poi anche in paese, cioè nel senso... Anzi, l'urlo potrebbe essere meno... cioè che sparisce col vento, perché a volte anche succede. Magari l'urlo si vede in un'ipotetica visione in primo piano, e poi staccando si vede che quest'urlo in realtà è impercettibile nel mezzo della tormenta. Infatti, quello è sì. In piano largo, è lì che gli potrebbe rispondere con una ventata ancora più forte, cioè un botta e risposta tra l'urlo bello. E il vento. Insomma, sì, comunque certo. Il bambino è... mi piace. Dio. Di la verità, Pierre, è bello poter scrivere queste cose senza pensare al budget, capito? Ma guarda, fino a qui da ci saresti altre due ore qua? Ma infatti sì, a me mi dispiace, ma è 11 minuti e si è già finita, bisogna andare a letto. Sì. Cioè bisogna andare a letto, tu devi andare a letto. Lui si fa altre fece, c'è l'after party dopo. Che voi non ascolta nessuno, sta vedendo cosa accade qua. Bellissimo, fa vedere. Tutto, e io ho dovuto mettere muto. Ma io, no, ora no, ma mia nonna è stata qua mezz'ora a dirmi le cose e io fermo sì a guardare e gli facevo. Così e basta, stava chiedendo tutto. Ma scusa, questo è cinema. Scusate, ma un giorno facciamo... Esatto, ma un giorno facciamo tipo una live di 10 ore in cui tipo dobbiamo fare una sceneggiatura di un corto. No, guardate, la stessa cosa si potrebbe fare, esatto, quello che hai detto te, Jesse. Però grazie. Tipo, hai visto come fanno negli altri streamer che magari tipo ci siamo... io e Mirko, e poi magari dopo ci danno il cambio e prosegue David con Jesse, poi andiamo a mangiare e torna Mirko, c'è Pier, varia gente, e dice oppure, ok, appunto siamo della sceneggiatura, ah ok, andiamo avanti, cosa avevano scritto loro, ah ok, e si va a puntate in pratica. Esatto. Bello, questa può essere un'altra idea. Bello. Comunque, quindi appunto, un urlo di rabbia che nel vento si sperde come foglie. In che senso si sperde come foglie? No, avevo scritto, poi mi ero interrotto. In realtà non so che si sperde come... No, un urlo di rabbia che si... Sì, che... Vabbè, per far capire che è quasi nulla in confronto alla forza di questo vento, no? Era questo che volevi intendere? Mm-hmm. Esatto. Madonna. Che caldo, ragazzi, cioè... Potete immaginare. Ok. E si confonde perdendosi nel vento. Appunto. Poi dicevi, Piera, che c'era questa specie di botta e risposta, no? Diciamo tra. Diciamo che allora dobbiamo cercare di far capire che qua l'urlo lui lo fa ancora. Urla ancora più forte, ma ad ogni urlo che lui fa, più lui aumenta l'urlo e più questo vento. Diventa forte, ecco. Va bene. Diciamo che possono andare a folate. Lui urla. Esatto. Il vento lo fa cucciare o comunque lo piega. E c'è una folata ancora più forte e così via. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Quindi qui il bambino urla. Quindi, sì, allora, urla. Diciamo che allora possiamo fare una piccola modifica. Il bambino si volta un urlo di rabbia che si confonde nel vento. Anzi, più che modifica, diciamo aggiungendo che si confonde nel vento.
una folata lo rende ancora più forte. Allora a questo punto il bambino... Aspetta, cioè, cosa lo rende più forte? Ah, il vento. Okay, il vento, okay. Certo. Okay. A un certo punto arriva una folata ancora più forte, capito? E il bambino magari qui si volta, magari può essere qua che il bambino si volta e vede questi occhi o comunque questa figura e nel vederla si arrabbia e quindi urla ancora più forte. Però la folata più forte lo investe. Ma si vedono anche gli occhi, dicevi, David? No, solo gli occhi. Si sì. Vedono solo gli occhi, sì, diciamo questo che... Sì, no, intendevo, cioè far capire che c'è questa figura che è presente lì vicino a lui. Ci sta, ci sta. Poi questo lo vendiamo come videoclip, se qualcuno è interessato ci sta seguendo, no? Esatto. No, no, ci proviamo una volta, Piero. Sarà sicuramente abbassissimo. In realtà vi dico la verità, per ora adesso uno scherza, però non è così alto budget. Sì, basta andare in montagna, trovare una vallata di neve, insomma. Sì, vabbè, ma no, a dei bambini poi ce ne sono tanti. Un bambino che non ci muoia. No, dai. Ma se materiali sonori interessata, preso... Perché no? Ok, quindi il volto con ecco, il volto con il braccio, costringendo a pararsi il volto con il braccio, solo gli occhi stretti in una fessura. Io li farei di un colore, cioè nel senso comunque gli darei una sensazione fantasy. Sì, sì. No, è che tipo che ghiaccio, tipo un po' citando Game of Thrones. Ok, ok. No? Sì. Io tipo tra qualche minuto, prima che scada il tempo, metterei giù la struttura della storia, tanto non la finiremo molto probabilmente, quindi metterei giù la struttura in modo la che scaletta. Vabbè, ma aspetta, possiamo fare anche un'altra cosa, diciamo, dopo, tanto scade fra 5 minuti, quindi appena scade il tempo, dopo che è scaduto il tempo si butta giù la scaletta, tanto buttiamo giù, facciamo una, esatto, va bene, una specie va bene, di scaletta. Posso dire, cioè, nel senso, ma questa è ancora la prima scena, giusto? Esatto. Sì, sì, per ora sì. È brutto come chiusura di prima scena, gli occhi si chiudono, quindi viene un nero quasi naturale e c'è uno stacco. Molto bello, però non ci sono i due dettagli. Sulla chiusura degli occhi. Ma dove stacchi nella nuova scena? No. Su una corsa di bambine, scappato da quello. In un'altra location deve essere. Cioè io visivamente alla Max, esatto. Sì, sì, nel bosco più accanto, sta correndo, cioè nel senso è scappato. Inizio temporale, diciamo. Inizio temporale, minima. Non ci sono i dettagli. No, non l'abbiamo scritto sotto forma di dettaglio, come si dovrebbe scrivere in modo canonico, però... In un certo senso hai fatto bene. C'è la forza, c'è la torcia, gli occhi, anche gli occhi di... capite, senti la fessura... La forma canonica poi rallenta il racconto. Mirko voleva proprio un macro del fuoco. Sì. No, è che dopo magari... No, è uno che sta dicendo i dettagli. Vabbè, quindi... Appunto, stretti in una fissura. Mi piace questa immagine che ha detto Pierre. Sì, figo. Gli occhi, come li possiamo mettere? Color, non voglio mettere ghiaccio. Giallo. Giallo. Gli occhi... No, per cattiveria, però non fermiamoci sul colore degli occhi. Ok. No. Come, quindi, ripeti, Pierre, come te la vedevi questa scena, in modo da descrivere? No, mi immaginavo questi occhi nel buio completamente, cioè nel senso che si vedesse solo gli occhi o comunque una sagoma ma minima, e no, niente, cioè esistiamente una bella zoomatina. No, io nulla, io mi immaginavo questi occhi profondi, lo stanno guardando, chiude gli occhi a capo nero, direi. Sì. Sì, sì, praticamente la chiusura degli occhi o il buio che circonda gli occhi diventa uno stacco sul nero, cioè una cosa, esatto. Un giochino del genere. Che poi, diciamo. A me veniva in mente da pensare che poi lui, cioè, non è che poi dopo nella scena dopo si risveglia nel nulla, cioè che si possa passare i giorni, è passato qualche secondo dopo, ma è come se si risvegliasse che non c'è più nulla, però...
però è passato solo qualche secondo, ecco. Sì, cioè, sì, secondo me potrebbe essere tipo in un'altra vallata, perché poi mi è venuto in mente, o è in un bosco, però il bosco lo tengo per dopo, vi spiego perché, oppure in un altro pezzo della vallata. Perché? Perché quando è nella vallata a un certo punto, insomma, questo gli ha mandato sto avvertimento, che era un avvertimento, diciamo, non lo voleva veramente fermare. Adesso arrivano le arpie e lui cosa fa? Le arpie arrivano e cominciano a cercare di spegnergli il fuoco o di afferrarlo, e lui per sfuggire dove va? Va nel bosco. Ok. Ovviamente le arpie tentano comunque nel bosco, però è più difficile, capito? Sì, un bosco fitto. Esatto. Dove siamo? Esterno? Esterno. No, è la stessa descrizione di prima, solo che ci aggiungerei, di solito si dice più tardi, ma io per specificare in questo caso direi anche qualche secondo dopo, non lo so, sì, secondi dopo. Sai cosa? Potremmo farla iniziare questa scena per far capire che c'è proprio uno stacco, che lui sta scivolando sul ghiaccio, no? Con la torcia, sai, tipo che sta scivolando tipo da una specie di discesina. E poi riparte a correre. A volte fanno questi stacchi, diciamo, veloci, che ti danno comunque la sensazione che è passato un pochino, perché se lo riprendi sul correre sembra che sia la stessa inquadratura di prima, e invece lui sta scivolando su delle rocce e poi riprende a correre. Assolutamente, mi piace. Certo. Ma volevo fare una domanda seria. A un minuto e 16 piace qualsiasi quando cosa. Quando scade il tempo lasciamolo quando così la sceneggiatura. E noi non abbiamo finito la sceneggiatura, moriamo? Sì. Eh sì. Sì, esatto, moriamo un po' dentro. Hai l'ultimo minuto di vita, chi vorresti salutare? Comunque... mia madre, mio padre, la mia fidanzata. Si spegne la live a 10 secondi, no? Esatto. Ma davvero? No. Però sai che questa sceneggiatura non sarà mai compiuta. Esatto. Tutto quello che volevi buttare giù. A meno che qualcuno tra il pubblico che ci segue non abbia voglia di finirla al posto nostro, che può trovare poi dopo la sceneggiatura su Telegram, iscrivendosi al nostro canale Telegram. Esatto. Tra l'altro, posso dirti una cosa, David? Mi hai detto sì, mi piace, però un minuto e 16, ti piace qualsiasi cosa, hai capito? Sì, è sempre così. Mi piaceva che lui stava scivolando. Scherzo, però un minuto e 16 ti piace qualsiasi cosa. Vabbè, quindi va bene. 3, 2, 1. Ho voluto bene, ciao. Vabbè, allora, diciamo, facciamo così, a questo punto, rileggiamo quel poco che abbiamo scritto. Ok. E poi mettiamo giù la struttura. E cioè, poi mettiamo giù la scaletta di come saremmo continuati. Ok, io direi nel frattempo, se qualcuno che ci sta guardando, oppure anche voi, vuole pensare a un possibile titolo provvisorio, ovviamente, perché non è stata completata la sceneggiatura, ben venga. Intanto leggiamo quello che è stato fatto. Mm-hmm. Quindi doveva essere un fantasy. Doveva essere ambientato, caratterizzato da un clima invernale, l'inverno, e in più dovevano esserci due dettagli e almeno in due scene diverse. Io ce l'ho il titolo, io ho il titolo comunque. Ah, vabbè, però allora Jean-Baptiste de Chambray. Ottimo, è una cosa che abbiamo già provato a fare. Ma schifo, che avessi davvero. Quindi possiamo dire abbiamo ufficialmente perso. Leggiamo intanto cosa è venuto fuori. Esterno, notte, montagne innevate. Tutto tace. Il punto più alto di una montagna. Ah, è tutto tace. Ecco, già iniziato male. Tutto tace. Il punto più alto di una montagna è una notte senza stelle. Sul manto innevato, quasi impercettibile, balugina una debole luce nell'oscurità. Illuminati da una piccola fiammella, gli occhi lacrimanti di un bambino. Un grande fulmine illumina la notte in lontananza. Il bambino scruta il cielo con aria impaurita. All'improvviso un tuono romba nella notte. Il bambino fa un sobbalzo e per poco non gli sfugge la torcia di mano. La stringe a sé. Guardandosi indietro, come se avvertisse una presenza, inizia a correre. Con passi pesanti, gli scarponi affondano nella neve fresca. La debole luce della torcia si muove con lui, un piccolo puntino nel buio. Una sferzata di aria fredda colpisce le guance del bambino. Il vento gli punge la faccia, in un attimo si trasforma in una tormenta. Le lacrime gli si cristallizzano sul viso, il bambino si volta indietro e con stizza fa un urlo di rabbia, che si confonde perdendosi nel vento.
Una folata più forte lo investe con impeto, costringendolo a pararsi il volto con il braccio. La luce della torcia viene protetta dietro la schiena. Stretti in una fessura, gli occhi color giallo finiscono per chiudersi, avvolti dall'oscurità, nero. Esterno, qualche secondo dopo, montagne nevate. Scivolando su una lastra di ghiaccio e neve, il bambino riprende la corsa. Mamma mia. Ma... no, come prima scena è bella, no, nel senso. Bella, sì. Per un... non è stata per colpa tua che abbiamo perso, ti tolgo subito ogni dubbio. È che siamo sì, partiti veramente no. Tardi. Sì, sì. No, vabbè, allora, sì. Il discorso però è che... devo dire che in realtà, secondo me, veniva fuori una bella cosa, devo dirlo. Sì. Vabbè, così è facile. No, aspetta. Ho detto che veniva fuori brutto, questa volta veniva fuori bello. Vabbè, aspetta, perché diciamo che il potenziale secondo me c'era. Sì. Mettiamo, dicevo la... così, tendenzialmente si vede, ecco, quando una sceneggiatura anche da, cioè almeno da quello che sto vedendo in questo periodo me ne accorgo personalmente, quando una sceneggiatura effettivamente sta uscendo bene, oppure l'idea non è, poi è un'idea che in realtà poi ho proposto io, quindi dovrei anche starmene un po' zitto. Comunque, per forza è così, per non darti torto, diciamo. No, però effettivamente è vero, è così. Sì. Magari la potenzialità c'era, però purtroppo non l'abbiamo fatto in tempo. Vabbè, ma però come la struttura sarebbe stata, secondo me, qui arrivano le arpie senza vederle, cioè che non si vedono ovviamente. Possiamo già buttarli giù i punti, volendo. Sì, il punto è arrivo delle arpie, lui scappa nel bosco. Aspetta Alessandro, scrivilo. È proprio appunti, uno, parentesi, roba di questo tipo, si può fare su... Per me ci dovrebbe essere un punto in cui la fiamma si stia spengendo, sì, però poi... Esatto. Che cosa? No, è che io sono emiliano, scusate. Infatti, lo so, io no, io sono toscano. Lo so. Grande, Pier. Forza Viola, no, scusa. Non entriamo in subito. A parte non sono neanche tifoso io, quindi ora non saprei. Però il Viola fu l'ha messo te. Vabbè, Twitch, dai la colpa a Twitch che decide. È Viola, il sito Viola. Bastardo. Allora, arrivano le arpie e il bambino scappa. Mettiamo delle basi. Nel bosco. Allora, arrivano le arpie e il bambino scappa nel bosco e pensa che sia così che le semina. Ma secondo me invece cioè, c'è un po' di... cioè che gli si rischia... cioè c'è un attimo di... Allora, arrivano le arpie tentano di spegnere il fuoco o di afferrarlo, lui le evita, riesce a salvare il fuoco, scappa nel bosco, perché altrimenti... Ok, vai. Capito, Ale? Sì, il bambino le evita e scappa via. Cioè, che si incastrano negli alberi, c'è una cosa del genere, la classica scena, giusto? Sì, se vuoi, sì. Oppure semplicemente non ce la fanno a seguirlo lì in mezzo. Ok. Riesce a seminarle, ok. Poi secondo me nel bosco ci potrebbe essere un'altra creatura che non so dirvi quale al momento perché non mi viene in mente nessuna creatura, però insomma che gli dà del filo da torcere e qui rischia davvero di spegnersi la fiamma, cioè c'è proprio un momento in cui, come dice Pierre, siamo veramente, come posso dire, è proprio il momento, il climax se volete, della storia. Sì, va bene. È che sto pensando una cosa, il finale quando arrivano in villaggio, cioè fotograficamente come villaggio? No. Arriva Zeus, semplicemente arriva Zeus, non abbiamo detto dove. Il finale è che lui riesce a scappare da questa creatura proteggendo il fuoco, arriva Zeus che glielo spegne glielo spenge, secondo me sì. Sì. Ah, quindi finisce proprio male. Sì, no, allora aspetta, ti dico la verità, perché so che era uscita questa cosa qui, cioè tra le miriadi di cose che erano uscite avevo sentito, avevate detto questa cosa qua, me la vedevo effettivamente come Pierre, però sono piuttosto... No, infatti,
Però io seguivo la tua idea della spada e io pensavo positivo. No, ma... Meteo, ragazzi, cioè nel senso... Allora, secondo me il discorso è questo. Potrebbe esserci un villaggio. Lui è quasi arrivato, Zeus... Ecco, sì, potrebbe esserci un villaggio. Lui sta andando al villaggio, quindi tu capisci... Villaggio, poi, non avevano il villaggio. Accampamento, come vuoi chiamarlo. Sta arrivando a questo cazzo di accampamento di questi uomini sotto magari questa tempesta, insomma, che lui sta cercando di proteggere in tutti i modi. Ecco, potrebbe arrivare anche la pioggia, per esempio. E quando sta per arrivare, però, Zeus lo ferma e gli spegne il fuoco. Ma e se invece, però, tipo, io mi immaginavo, arrivano in questo accampamento e accendano questo fuoco immenso, sembra che abbiano vinto, invece arriva Zeus e gli scarica una, come si dice a casa mia, una giubbata d'acqua e gli spenge no, perché secondo me non perché quando lui dà il fuoco agli uomini non dà semplicemente un fuoco, okay, dà il modo, dà l'insegnamento di, cioè in automatico, sì. Quindi non deve arrivare secondo me agli uomini il fuoco, e questo è il suo primo tentativo. Infatti potrebbe esserci anche un titolo, è un finale negativissimo. No, perché arriva doppio finale, che nel bosco lui si scopre aveva acceso un fuocherello, e l'ultima scena c'è questa carrellata tra gli alberi e si vede una piccola grotta in cui lui... Ma non è la storia di Prometeo, cioè purtroppo un pochino bisogna... Ma vabbè. Allora, il discorso è questo, è essere, diciamo, fedeli al 100% alla storia o scrivere un qualcosa che sia ispirato, capito? È questa la cosa che forse, sì, però, se avessimo continuato, se avessimo avuto modo a livello di tempo di continuare, o se avessimo iniziato prima, quello che avremmo potuto approfondire effettivamente. Certo, è vero. Avremmo litigato. Avremmo litigato, sì. Però. Ma infatti adesso la prossima mezz'ora è noi che litighiamo. Infatti si sarebbe formato il gruppo, il team David Pierre, che bisogna ancora trovare il nome, che sono due, ma che ne valgono... Però posso dire una cosa sul finale, poi la chiudo qui. Ho visto, insiste. Sì, guarda. No, insisto, perché alla fine cioè, va bene modificare, però comunque una base la devi sempre tenere. Cioè, non è questione di... cioè, Prometeo, se dà il fuoco, sacrifica qualcosa in cambio. Cioè, è questa la base di Prometeo. Se tu togli che lui sacrifica qualcosa, hai tolto la storia, praticamente. No, io concordo con Jesse. Cioè, che il bambino alla fine viene torturato o comunque gli succede qualcosa di brutto, allora quello è Prometeo, però riesce a dare il fuoco, quello è Prometeo. Se il bambino va a casa con tipo e finisce lì, quello non è più Prometeo. Cioè, va bene cambiare, però secondo me bisogna un attimo tenere un messaggio simile all'originale. Sì. Il problema magari, e qua è chiaro, il fatto che non avessimo bene ancora in mente la struttura, visto che non riusciamo nemmeno a riassumerla, purtroppo, infatti. Però ecco, la cosa che... Io l'avrei... Guarda, vi do io il finale che avrei fatto, che vai. Forse può piacere a David. Attenzione! Questo bambino... ora senti, perché questo bambino arriva... Affronta un'altra le arpie, poi arriva un'altra creatura, riesce a sfuggire, direi anche a Zeus nel caso, sì. Arriva agli uomini in questo villaggio tutto buio, dove c'è un sacco di una sorta di sagra di paese molto primitiva, e questo bambino arriva con la torcia e nel momento in cui finisce la canzone tanti auguri a te e glielo spengono. Così io l'avrei fatta, così capolavoro. Questo è un finale che soddisfi tutti, e quindi direi così. Bravo Alessandro, finale della donna. Non c'è bisogno di scrivere altro, secondo me. Lui entra proprio nella cosa a te e lo guardano. Il bambino ci rimane di merda. No, è bellissimo.
Ma vi rendete conto, una volta che ho provato a scrivere una cosa seria e finì in caciara così? Direi che è proprio questo il nostro però finale. dovete apprezzare una cosa. Io stasera ce l'ho messa tutta per scrivere una cosa seria, eh. Sì, bravo. Bravo, bravo. Non è che adesso per le prossime tre volte ti lasciamo carta bianca. No, ecco, infatti, non è questo. Devo acquistare la vostra fiducia, vabbè. Arriva all'accampamento, Zeus lo ferma e gli spegne la fiamma. Vabbè, allora, sentite, troviamo altri punti indicativi su come finire questa struttura qua. E poi andiamo a Nana. Esatto, vabbè, Alfie nel bosco incontra un'altra creatura. E secondo me metti il climax nel bosco, cioè più climax, cioè che la fiamma si sta per spegnere. La fiamma si sta per spegnere, assolutamente. Quando arriva la seconda creatura, diciamo. E poi arriva un accampamento. Io aggiungerei un dettaglino dell'arrivo di Zeus. Prima che arrivi Zeus arriva la pioggia. Sì, ci sta, mi piace. È bella questa gocciola che però prima colpisce la testa, poi il piede, il pavimento e poi boom. Ah, gli si spegne la torcia così, sì sì, figo. E lui alza lo sguardo e si trova davanti Zeus. Zeus, sì sì sì. Gli ci fa, sta, figo, mi piace. Pac-Man gli fa e va via. Mi piace, mi piace. No, perché? Però io invito, se qualcuno vuole scriverla, sì, a scriverla anche seria, ma a scriverla anche quella di Alessandro. Quella è già scritta nel mio cuore ormai, quindi quella la dobbiamo tenere per qualche cos'altro probabilmente. Ecco, aspetta, però a parte gli scherzi, dato che qui stiamo a parlare appunto un po' di queste cose, però non saprei per che cosa, non saprei per quale tipo di prodotto, ma già ce lo vedrei bene per uno spot pubblicitario. Sì, un divertente spot pubblicitario. Bellissimo. Sì, sì, esatto. Sì, sì. Ma sai che risate, cioè quelli sono ai livelli bassi. Gli accendi quello di compleanno, gli accendi visto a non avere, con la frase finale, visto a non avere mai con te... lo zippo. Oppure quello che non si spegne mai. Quello che... Quello antivento. Esatto, quello antivento, per dire, no? Della Bic. È vero. Pubblicità della Bic. Okay. Molto bene. Se la Bic ci sta ascoltando, noi siamo disposti a girarlo. L'abbiamo scritto. Sì, esatto. Ok, bene, quindi devo dire che, cioè, a grandi linee... Sì, ecco, ce l'abbiamo. È questo? Sì. Ce l'abbiamo? Sì. Beh. Il titolo... Aspetta, metti alla fine, lo ferma, gli spegne la fiamma perché scarica la sceneggiatura e era il primo tentativo di Prometeo. Ah, beh, scrivici allora, già che ci siamo, dato che è per chi lo scarica, mettici quella cosa che non abbiamo fatto di Wikipedia, insomma, ecco. Madonna, ma come pensi di dirla quella roba lì? Però quello che ha detto Alessandro era interessante, volare, aviazione, volare... Sì. Il discorso del volo era, poteva essere interessante, ecco. Titolo. Titolo. O primo, c'è cioè una roba, a me tipo, però mi suona male. Primo tentativo è, cioè come se fosse un primo tentativo, però primo tentativo è brutto come titolo. Ah, quindi primo tentativo, però qualcosa che abbia a che fare col primo tentativo. Esatto, sì. Mm. Sì, perché comunque è il primo tentativo di Prometeo, no? La mia prima volta. Prometeo Junior, Prometeo Baby. Sì. Scrivo. Prometeo Baby. Prometeo va in città. Esatto. Io l'avevo riassunto in, semplicemente in la mia prima volta, capito? Così, mamma, ho spento la fiamma. Molto belli questi titoli. Se mi scappi, te la spengo. Capito? Escelo Snow on Fire in onore del grande Pierre Bigazzi. Snow on Fire. Che dite? Cioè, abbiamo bisogno del permesso del regista qua per... Con questo nome? No, accettato. Snow on Fire, deciso, dai. Vai. In onore di Pier Francesco Bigazzi e delle sue opere. Ok, quindi mettiamo in title page Snow on Fire.
Che poi c'è live, funziona male, non è male, eh. No, sì, no, è molto anche tamarro, però è bello. Sì, esatto. Prendi, prendi una qualsiasi cosa e aggiungi on fire e diventa bellissimo. E questo è il grande segreto di Moon on Fire, esatto. Anche. Ha trovato questo titolo e da lì l'ha venduto perfettamente, era proprio la ciliegina sulla torta. Tipo Cherry on Fire. Tutto qual è la voce a caso di Wikipedia? Scusatemi, Jesse on fire. Era vabbè, sulla pagina copia in Gebari. Beh, comunque, o comunque, dato che fai tanto il francese, Alessandro, scrivila senza copiare. Fatto, ammazza. No, in realtà è che c'è il ritardo di Twitch. Allora, se la voce a caso di Wikipedia, Jean-Baptiste Jebari, niente, questo è il... Per chi vuole può riscriverla, può concluderla. E quindi... Per chi vuole può contattare Pierre. Che vi può lasciamo anche il numero dentro il documento. Comunque, ragazzi, che devo dire? Siamo arrivati alla fine di questo percorso. Io concludo per quanto riguarda la sceneggiatura, appunto. Poi quello che è stato detto sullo scaricare, tutto è già stato detto. Ripeto solamente che potete trovare la sceneggiatura sul nostro canale Telegram. Se vi iscrivete, ce l'abbiamo lì e potete scaricare e sbizzarrirvi col riscriverla, rimetterci mano, quello che volete. E saremo ben lieti poi di sapere quali sono stati i vostri, diciamo, i vostri le vostre modifiche, i vostri sviluppi, i vostri attacchi creativi. Io mi sono comportato bene. Pierre, sei stato eccellente. Io come primo ospite non potevamo chiedere di meglio. Esatto. Citando anche Alessandro Testa. Speriamo che anche tu ti sia divertito come ci siamo divertiti noi. No, veramente, guarda, giusto per ricapitolare un paio di cose. Io sono contento specialmente perché, a parte che ci voleva una roba di questo tipo per scrivere una cosa insieme, cioè veramente, finalmente ce l'avevo fatta. Però sono contento perché io penso che in questa live abbiamo un po' capito effettivamente qual è la tua visione, anche nel vedere un pochino come ti venivano certe idee, come ti venivano alcune idee visive. È stato molto interessante per quanto mi riguarda vedere effettivamente come pensi, ecco, dal punto di vista diciamo. A cazzo. No, a cazzo no, a cazzo no, mi è piaciuto, no, veramente, sono serio. È stato interessante, insomma, quindi come primo ospite siamo, penso di parlare per tutti, siamo molto... È stato un piacere, si può dire. A me è piaciuta come la prima ora molto confusionaria, però poi alla fine ha portato... È sempre quello il problema, Però avevamo preso il via, no? O sbaglio? Ma poi guarda, devi calcolare che scrivere una sceneggiatura in 90 minuti è una sfida che ci siamo dati proprio perché è una cosa veramente... è assurda, è un casino assurdo. Sì, infatti qualche volta ce l'abbiamo fatta, altre volte no, altre volte ce l'abbiamo fatta, ma con riserve. Quindi, insomma, in realtà è interessante. Cioè, è bellissimo anche vedere come comunque la creatività e insomma il cervello, e poi la cosa difficile è avere 4 ora oggi 5 menti, che non è semplice, assolutamente, cioè nel senso riuscire a amalgamare penso sia una cosa molto difficile. Assolutamente sì. E detto questo, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa live, la più lunga che abbiamo fatto finora, solo per te, Pierre, quindi cioè, insomma, ci siamo voluti trattenere apposta per te, quindi io ti ringrazio, cioè ti ringraziamo, Pierre, per essere stato con noi. Grazie a voi. E detto questo, vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, su Instagram, dove ogni settimana usciamo con svariate rubriche riguardanti il mondo del cinema, specialmente della sceneggiatura. Domani esce la nostra rubrica dedicata agli adattamenti, non vi anticipiamo nulla, ma è una chicca.
Domani sì. E grazie ancora di tutto, e grazie ancora Pier, e ci vediamo giovedì prossimo. Io. A giovedì prossimo. Ciao, giovedì. Ragazzi. Ci frizziamo? Come? No, sì, vabbè, frizziamo. No, io non mi... Vabbè, dai, frizziamoci.